Grazie, quindi al posto del classico quarto d'ora accademico abbiamo fatto i 5 minuti accademici. Stavo dicendo che appunto mentre il presidente Mottana ricordava il gruppo che ha organizzato tutto questo incontro, io ho avuto degli scambi con Enrico Porceddu e avrei piacere alla fine della sessione, siccome ci sono le conclusioni, io farò delle conclusioni soprattutto con riferimento alla sessione di oggi, ma poi avrei piacere che Enrico facesse brevemente una conclusione abbracciando le due sessioni e commentando anche tutto ciò che abbiamo recepito e eventualmente che cosa lui si aspettava che potesse essere ancora sviluppato. Così creiamo, diciamo, spazi anche per il futuro. Perché ieri non fosse stato collegato, vorrei ricordare, quando il presidente Mottana ha sottolineato circa la politica, alla biodiversità. E quello che mi veniva da pensare è, diciamo, la particolarità di questa circostanza dal momento che per quanto riguarda a livello italiano, il nuovo governo ha voluto caratterizzarsi cambiando addirittura la denominazione il Ministero della Transizione Ecologica. E diciamo tutti noi sappiamo che in ecologia la biodiversità e la varietà di organismi viventi nei rispettivi ecosistemi, per cui se non partiamo dalla biodiversità non abbiamo manco gli ecosistemi e l'assenza degli ecosistemi sappiamo tutte le conseguenze che comportano a livello proprio delle esigenze anche delle attività umane, senza fare riferimento esclusivo alle produzioni diciamo, di interesse alimentare, pensiamo alla cattura del carbonio, tutto il sistema forestale e non solo, e alle necessità di ossigeno. Ora, per brevemente qualche battuta e cominciare le relazioni, in effetti, diciamo, la natura crea biodiversità da sempre. Se la vogliamo prendere alla lunga, possiamo risalire a 4 miliardi di anni. Pensavo a quella che era stata l'ipotesi, mi pare, di Deleuze, che il Nobel per la chimica degli anni, della medicina degli anni 70, che aveva ipotizzato il famoso LUCA, il Last Universal Common Ancestor, e poi, diciamo, dei 4 miliardi di anni a venire in giù una moltitudine di specie, gli scienziati non si mettono d'accordo se poi sono 10 milioni o addirittura qualcuno parla di 100 milioni, ma insomma parliamo di milioni di tante specie. E abbiamo avuto, ovvero la natura o il pianeta ha avuto alcuni colli di bottiglia. Ieri si è parlato parecchio di colli di bottiglia. Se, i colli di bottiglia, diciamo, non li abbiamo avuti soltanto con la domesticazione, se vogliamo affrontare il riferimento, diciamo, alle piante coltivate e agli animali allevati, ma abbiamo avuto 300 milioni di anni fa. Poi, diciamo, l'ultimo di non tanti colli di bottiglia, quello dei dinosauri, della scomparsa dei dinosauri, che ha dato lo spazio allo sviluppo dei mammiferi, dei quali facciamo parte e sui quali oggi ci soffermeremo abbastanza, anche se una relazione tratta anche gli uccelli e quindi ci riporta indietro di nuovo ai dinosauri. Ma una riflessione veloce è che è vero che la domesticazione è stato un collo di bottiglia per quanto riguarda le specie animali, per esempio di interesse zootecnico, però intorno al 700, in effetti, l'attività di selezione che si è sviluppata, cominciando credo, dai famosi Paolo Aimone, ci dirà qualcosa forse di più, famosi Colli, i fratelli Colli in Inghilterra, l'uomo ha creato tutta una serie di razze che hanno portato a biodiversità, con riferimento a quella zootecnica. Poi, in effetti, dai primi del Novecento, siamo riusciti a distruggerne tante, più o meno. Le varie specie sono state falcidiate tra un 15 e un 20-25% del numero di specie animali allevate. E quindi, diciamo, c'è
molto interesse ad analizzare questo aspetto, perché è molto legato ai sistemi di produzione che si sono sviluppati. Ora, però, per non farla lunga e passare alle relazioni, per fare una battuta, praticamente le quattro relazioni di oggi, che vanno dal più grande al più piccolo, mentre ieri siamo partiti dai microrganismi e siamo arrivati alla grandezza degli alberi, delle foreste, oggi partiamo dagli animali allevati, che hanno tutti quanti una certa dimensione, per arrivare poi ai microrganismi. E la particolarità è che, per fare una battuta, passiamo dalle stalle alle stelle, perché il professor Marsan ci parlerà appunto della biodiversità zootecnica, e finiamo con i microrganismi nello spazio, nella vita nello spazio, con Silvano Onofri. Ora, il professor Aimone diciamo, è l'ordinario di miglioramento genetico all'Università Cattolica di Piacenza, ma in particolare io sottolineo che è direttore del Centro di Ricerca di Proteomica e Nutrigenomica, e coordina anche un nuovo corso sul Livestock Agro Green Innovation. I suoi studi sono soprattutto sulla genomica e sull'epigenomica, più recentemente, ed è un top scientist, con molta collaborazione internazionale, in particolare è consulente di progetti di ricerca per i paesi in via di sviluppo della FAO. Prego Paolo. Io prego tutti i relatori di cercare di stare nei 25-30 minuti, in modo tale da poter avere una discussione. Ieri diciamo siamo andati un pochino più lunghi, però non vorrei che poi l'ora di pranzo facesse perdere alcuni uditori. Prego Paolo. Grazie Sandro. Provo a condividere lo schermo. Ditemi se si vedono le diapositive. Io la vedo. Ok, quindi Sì. dovrebbero vederli tutti. Allora, intanto grazie mille per questa invito. Sono ovviamente molto molto onorato di essere qui a parlare, anche se non in presenza, all'Accademia dei Lincei. Allora, parliamo di quindi partiamo, come diceva il professor Nardone, dalle stalle, quindi la domesticazione delle specie animali, che è avvenuta diciamo da 10.000 anni fa, quando è stata inventata l'agricoltura, in avanti. E ci sono stati diversi siti di domesticazione, ma siti specifici. Per esempio, la mezzaluna fertile è stata uno dei siti più importanti per la domesticazione degli animali. Però, per esempio, siccome parlerò di bovini, qui sono state domesticate capre, pecore, bovini, maiali in tempi più o meno diversi. Ovviamente la data è approssimativa, e soprattutto la domesticazione è stato un periodo che non è durato un giorno, ecco, è stato un evento complesso. Scusatemi. Vi sottolineo siccome ne parleremo, che c'è stata una seconda domesticazione dei bovini nella Valle dell'Indo, dove è stato domesticato il Bos indicus, che è lo zebù attuale. Non è effettivamente una specie diversa, perché dal punto di vista biologico, da progenie totalmente interfertili con il Bos taurus, che è il nostro bovino, che è stato domesticato nella mezzaluna fertile, ma siccome ne parleremo, diciamo, è stata una seconda domesticazione dei bovini. Dopo la domesticazione, in questo caso della mezzaluna fertile, gli animali si sono spostati, hanno colonizzato con l'espansione dell'agricoltura il mondo, essenzialmente. In alcuni casi, per esempio nel caso delle capre e pecore, la domesticazione è avvenuta unicamente qua, per cui alla fine veramente hanno colonizzato il mondo, che non c'erano, diciamo, gli antenati selvatici di capre e pecore, non c'erano altrove. Diversa la situazione dei bovini, perché il Bos primigenio aveva un areale di diffusione molto più elevato, che andava dal Portogallo fino all'est dell'Asia. In ogni caso, hanno seguito diverse vie di
di migrazione verso il nord dell'Europa, lungo le coste, non so perché, lungo le coste del Mediterraneo e anche lungo le coste dell'Africa, per poi risalire, risalire in Spagna durante il dominio dei Mori. Quindi, dopo la domesticazione, effettivamente gli animali domestici si sono spostati solo per volere dell'uomo, quindi a seguito di migrazioni, a seguito dell'espansione dell'agricoltura, prima di migrazioni, di conquiste, a seguito degli eserciti e oppure per commercio. E durante questo percorso, diciamo, il loro genoma è stato plasmato da meno 8.000 avanti Cristo fino a oggi. C'è stata un'integrazione dei selvatici, per esempio nel suino ha una storia veramente molto complessa, con anche in questo caso domesticazioni indipendenti e continui incroci poi con i selvatici. Selezione naturale, antropica, ma anche naturale, tant'è che vedremo che questa ha avuto un impatto importante nell'adattamento degli animali a produrre in zone climatiche estremamente diverse, qualche mutazione che è stata a volte anche catturata dall'uomo se utile, e deriva genetica, cioè una variabilità che è dovuta poi al caso, quindi dovuta alla frammentazione delle popolazioni e alla deriva. Ma il professor Nardone ha ragione, circa nel 1750 è nato questo concetto di razza, prima nei cavalli, poi dopo nel Blackwood, invece era un breeder, è stato il primo breeder, insomma, di pecore, e si sono create queste razze, quindi si è selezionato per una certa morfologia e un certo indirizzo produttivo, ed è iniziato, diciamo, il breeding avanzato, che dopo guerra è diventata una vera e propria scienza, con un approccio di tipo anche statistico molto avanzato, e ultimamente un approccio tipo genomico, fino ad arrivare a quella che si chiama selezione genomica, quindi la scelta dei migliori riproduttori in alcune specie, soprattutto diciamo in questo momento nelle razze da latte, dei bovini da latte, la scelta dei riproduttori sulla base del loro genoma, quindi una stima del valore genetico basata sul genoma. Comunque, il risultato di questi eventi, domesticazione e espansione e poi adattamento a condizioni legali, locali, ha portato a questo risultato, una variabilità morfologica elevatissima. Quindi, se volete, la domesticazione è stato veramente un collo di bottiglia, ma poi l'assenza di pressione selettiva, per esempio di predatori, ha permesso e la selezione dell'uomo ha permesso un'esplosione dal punto di vista della variabilità, perlomeno fenotipica. E questi animali sono adesso adattati, sono migliaia di razze delle specie zootecniche che sono anche adattate ad ambienti veramente estremi, per temperatura, umidità, challenge dei patogeni, altitudine. Qui ci sono alcuni esempi che posso fare. Vedete, per esempio, nel Marocco la capra, non so perché si muove da sola, scusatemi, la capra dra, quando non c'è copertura vegetale, sale e sfrutta la capacità di scalare le montagne per scalare alberi e andare sull'albero dell'argan e cibarsi dei frutti dell'argan, e contribuisce anche appunto alla disseminazione dei semi. E poi ci sono animali come questi criogio che sono in Perù, che sono adattati a produrre a elevati altitudine. In Etiopia questa è la bonga, che è una pecora che è adattata a produrre in ambienti tropicali, e la menz, sempre in Etiopia, però su un altipiano, vedete, in un ambiente estremamente, con un alto livello di erosione, è adattata a vivere a questo tipo di ambiente.
alla fine, diciamo, la zootecnia ha avuto un grandissimo successo, no? Ci sono, vedete, qui sono tutte mappe con la dimensione delle sfere, sono la numerosità degli animali. Ci sono 1,4 miliardi di bovini, 1 miliardo di caprini, 1,2 miliardi di ovini, ci sono 16 miliardi di avicoli e 960 milioni di suini, che hanno delle numerosità diverse anche in funzione, diciamo, culturale. Vedete per esempio i suini qua nei paesi musulmani sono poco rappresentati. Però cosa succede? Succede che questo grande successo ha portato al dominio, diciamo, di un numero veramente limitato di razze cosmopolite, che sono poi quelle più produttive nei diversi ambienti. Ma c'è una grandissima, quindi, perdita di questa diversità, perdita di razze. Queste sono, scusate un po', sfasata, le big five chiamate, che sono le pecore, i suini, le capre, i bovini e i polli. E vedete in questa rappresentazione della FAO 2015, la FAO regolarmente controlla lo stato della diversità delle risorse genetiche, le razze che non sono in pericolo di estinzione sono solo quelle identificate in verde. Tutte da giallo, nero estinto, da giallo a rosso sono diversi i livelli di pericolo di estinzione. E ci sono due osservazioni. La prima osservazione è che molte delle razze sono in pericolo di estinzione, di quelle caratterizzate, ma forse l'informazione più sorprendente è che di molte razze, di molte specie, queste sono diverse specie, non si sa nulla, cioè di molte razze non si ha nessun tipo di informazione sul livello di rischio di estinzione di queste razze. Si pensa che una su 10 le razze, che un decimo delle razze sia stato già perso dal 1900 in avanti, ma che una su 3, quindi che 30% sia in qualche in pericolo di estinzione, quindi una grandissima perdita di biodiversità. Ma perché vogliamo conservare questa biodiversità nel settore zootecnico? Ma perché diversità vuol dire adattamento, e soprattutto per esempio per i cambiamenti climatici che sono in corso, avere una diversità a disposizione vuol dire poter selezionare per adattamento. E sempre legata ai cambiamenti climatici, ma anche, diciamo, al moderno trade, quindi al commercio che trasporta materiali ormai in tutto il mondo, c'è il rischio della presenza di nuovi patogeni che sono endemici di una zona, ma che si spostano a causa appunto del commercio, dei cambiamenti climatici, e ancora una volta diversità vuol dire avere la possibilità di trovare geni che di resilienza, di resistenza o di convivenza con questi patogeni. Nuovi obiettivi di selezione, ormai ci sono nuove tecnologie che permettono l'analisi dei prodotti molto fine, e quindi è possibile che si debba riorientare la selezione per certe caratteristiche che magari sono migliori per la salute umana, o certe caratteristiche che diminuiscono l'impatto ambientale delle produzioni. Questo meriterebbe, diciamo, una presentazione a parte. Chiaramente è un problema della zootecnia, anche perché diciamo, la domanda di prodotti animali a livello mondiale è in forte aumento, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove la gente non appena esce dalla povertà arricchisce la dieta con prodotti di origine animale. Per la gestione del territorio marginale, pensiamo all'agricoltura marginale, i servizi ecosistemici, per la conservazione delle comunità rurali, quindi anche dei motivi culturali, tradizioni, culture, prodotti tipici, ma quello che, diciamo, interessa maggiormente a un genetista come me, il mio gruppo di ricerca e quelli con cui collaboro, è perché è una riserva di diversità non presente nelle razze industriali. Quindi può essere utile, un'utile riserva per il miglioramento genetico anche delle razze industriali. E poi, ovviamente, per la ricerca questa è una cosa un po' selfish.
E grazie appunto agli strumenti di genomica è possibile adesso investigare in dettaglio queste razze particolari. No? Non la faccio lunga qua perché sicuramente avete già sentito ieri gli strumenti di genomica, adesso ci sono questi SNP che possono essere centinaia di migliaia o milioni sul genoma, questi marcatori del genoma che identificano mutazione singolo nucleotide, e questi poi hanno promosso questi strumenti, il fatto che i costi si sono ridotti, lo sviluppo di progetti tipo quello del Thousand Bull Genome Project, che ormai ha più di 3.000 animali, più di 100 razze diverse che sono sequenziate. Poi c'è stato il Genome J10K dei vertebrati, lo sequenziamento di 10.000 vertebrati. Adesso è in partenza questo Earth Biogenome Project, che vuole sequenziare tutti gli eucarioti, 1,5 milioni di specie di eucarioti presenti sul nostro pianeta. Il costo di questo progetto è stato stimato di essere uguale al costo del sequenziamento di un genoma, del primo genoma umano, per cui c'è stata, diciamo, una riduzione di costi di 1,5 milioni volte. Allora, quindi è necessaria la caratterizzazione. Adesso faccio un po' una carrellata. Devo dire che per la caratterizzazione, oltre a una serie di lavori, diciamo, fatti dai singoli ricercatori o i singoli gruppi, è iniziato un lavoro di collaborazione tra, per esempio, qui una serie di università italiane. Il coordinatore di questo progetto, che si chiama BioVita, è stato Fabio Piglia dell'Università del Molise, e ha iniziato a caratterizzare, per esempio, gli ovini italiani. Gli ovini italiani, e la prima cosa, per esempio, che è stata trovata è che effettivamente c'è una fortissima componente geografica nella diversità degli ovini italiani. Questa che vedete è un'analisi dei componenti principali, per cui sono, insomma, approssimando le distanze tra i punti, ogni punto diverso, di colore diverso, sono degli individui e le razze hanno colore diverso, e la distanza tra i punti più o meno la distanza genetica calcolata dal genoma che tra gli individui, e c'è una corrispondenza. Vedete, per esempio, la Sicilia è stata campionata questa razza verde, e qua la verde, e qua queste sono le razze alpine finiscono tutto qua. Quindi c'è una componente geografica. Questo è un altro, questi sono invece bovini, sempre questa analisi multidimensional scaling, questo tipo di analisi che rappresenta nello spazio la diversità genetica, è il tipico triangolo, diciamo, dei bovini, cioè da un lato, sulla prima componente principale o la prima asse del multidimensional scaling, c'è Bos indicus, che è quello che è stato domesticato nella valle dell'Indo, quella sottospecie, diciamo, e il Bos taurus europeo, quindi sono quelli più distanti, e al vertice di questo triangolo c'è il Bos taurus africano. Il Bos taurus africano è ancora in dubbio se sia stata una domesticazione indipendente oppure un effetto di deriva genetica rispetto a questa domesticazione a mezzaluna fertile. In ogni caso, vedete qui, questa è l'Africa, e vedete che il Bos indicus africano è diverso dal Bos indicus asiatico. In realtà è un admixture, si dice, di Bos indicus asiatico e Bos taurus africano, e tutti i mitocondriali, quindi DNA materno originale dei bovini africani, è di origine taurina, mentre c'è stata un'integrazione poi del Bos indicus asiatico perché è più adatto ad ambienti di tipo tropicale. Dalla caratterizzazione di questo tipo si può passare poi a uno studio dell'adattamento, e cito questo progetto, noi partecipiamo, Licia è del mio gruppo, ma Marco Milanesi era del mio gruppo, adesso
andare a lavorare all'Università della Tuscia dopo essere stata in Brasile, ma anche qui Paola Crepaldi è dell'Università di Milano e Alessandra Stella è la coordinatrice di tutto il progetto, che è un progetto internazionale importante che ha fatto anche questo come il Biovita una serie di pubblicazioni. Ma la cosa interessante è che campionato da tutto il mondo e ha cercato di associare la genetica, quindi la variabilità genomica, all'adattamento a diverse condizioni ambientali. Vedete, qui sono i diversi colori corrispondono a diversi ambienti bioclimatici e una serie di analisi sono state fatte per l'indicazione di geni associati all'ambiente e sono stati trovati una serie di geni, per esempio associati a parte alle produzioni, diciamo al ciclo circadiano, al metabolismo, allo stress ossidativo, in funzione delle condizioni ambientali in cui gli animali si trovavano. Una cosa interessante da notare è questa, che questa è la variabilità, questo è un albero, è un neighbor net, è un albero che si chiama neighbor joining per chi ha una preparazione tecnica, per cui la lunghezza dei bracci tra due razze indica la distanza genetica che c'è tra quelle razze, e vedete che anche in questo caso c'è una ripartizione geografica, ma la cosa interessante da notare è che effettivamente l'Europa ha una piccola parte della variabilità genetica che è presente in questo mondo. L'altra cosa interessante da notare è che per esempio Sud America si mette come non solo nelle queste case sono capre, scusate, non l'ho detto, non solo per le capre, ma anche per esempio per i bovini, è sempre tra l'Europa e l'Africa. Quindi sembra che ci sia stato ovviamente una colonizzazione europea dell'America, sia del nord che del sud, che però durante diciamo il periodo buio dello schiavismo evidentemente sono stati importati degli animali anche dall'Africa, e quindi adesso il genoma dei sudamericani è un misto tra genoma europeo e genoma africano. Ma non è necessario andare in tutto il mondo per studiare l'adattamento, perché per esempio in questo lavoro Mario Barbato, che lavora a Piacenza, è partito da un'osservazione che avevamo fatto un po' di tempo fa, che quindi la chianina e le altre razze bianche italiane, in particolare la maremmana anche e la marchigiana, hanno una parte di genoma, lo vedete qua, che è un genoma di origine asiatico, quindi è un'introgressione da parte di Bos indicus. E diciamo, andando a vedere questa introgressione, com'era suddivisa nel genoma, cioè prendendo come riferimento dei sicuri taurini del nord Europa, dalla Brown Sills alla Hereford, alla Flecvie, e invece dei Bos indicus sicuri, è andato a mappare il genoma di chianina, per esempio, in questo caso, per ancestry, quindi per la parte che è stata ricevuta da Bos taurus e la parte di Bos indicus. E vedete che c'è una chiare segnali, qui verde e Bos indicus, chiari segnali di introgressione, ma ci sono alcune zone, tipo questa sul cromosoma 18, in cui la chianina ha mantenuto in modo con grandissima frequenza l'introgressione da Bos indicus. Quindi questo è Bos indicus, vedete, con la gobba, con questo fenotipo molto particolare, orecchie lunghissime, molta pelle in abbondanza che lo rende questi animali molto resistenti al caldo e a ambienti tropicali. E i segnali che si vedono sono molto forti e la cosa interessante appunto che ci sono dei geni in questa zona, ne abbiamo trovati quattro, e questi due sono coinvolti nel residual feeding take, quindi nell'efficienza di utilizzo degli alimenti. Probabilmente
avere dei geni di indicus in questa zona è vantaggioso dal punto di vista evolutivo, per cui può aumentare l'efficienza di produzione di questi animali. Sempre per l'adattamento, un altro lavoro è stato fatto sempre con l'aiuto di Barbata, ma di tutto il gruppo di Piacenza, su il THI. In questo caso sono pecore che sono state campionate anche in tutta Europa, in Marocco e nel Medio Oriente, e essenzialmente sono state analizzate per il THI a cui sono sottoposte, vedete qui, e suddivise in classi. THI è un indice di temperatura e umidità che dà un'idea dello stress ambientale a cui sono sottoposti gli animali. Quindi in rosso e in giallo sono animali sottoposti a alto stress, in verde per esempio animali che sono sottoposti a stress molto modesto anche nei mesi più caldi. Sono stati trovati una serie di, ecco, sono dati in elaborazione, ma la cosa molto interessante è che sono stati trovati geni che sono coinvolti nel metabolismo dei lipidi. Un lavoro recente sulla renna ha trovato una serie di geni in comune sempre per l'adattamento a condizioni ambientali, sempre coinvolti nel metabolismo dei lipidi. Abbiamo poi provato a utilizzare solo gli SNP associati a queste variabili ambientali e a giocarci un po'. Abbiamo insieme al Politecnico di Lausanne abbiamo proiettato le condizioni ambientali al 2100, abbiamo visto quali razze che abbiamo campionate potessero essere più o meno adattati, quali animali più o meno adattati alle condizioni ambientali previste nel 2100. Quindi abbiamo preso degli animali di referenza che erano adattati adesso a condizioni ambientali estreme, ovviamente Medio Oriente e Nord Africa, e abbiamo calcolato la distanza genetica tra questi animali e gli animali che abbiamo campionato. E devo dire che all'interno delle razze campionate effettivamente c'è una certa variabilità, cioè ci sono un certo set di animali che per gli SNP associati a variabili ambientali sono più simili di altri agli animali che adesso sono adattati a condizioni estreme. Per cui c'è la possibilità di identificare gli animali e fare una selezione mirata per l'adattamento a condizioni ambientali future. Non è solo, diciamo, le applicazioni non sono solo di tipo zootecnico per il miglioramento genetico, perché vi dicevo che, scusate, controllo il tempo, 5 minuti, gli animali zootecnici hanno accompagnato la storia dell'uomo, per cui per esempio un esempio di questa applicazione è stato fatto un po' di tempo fa guardando in questo caso il DNA mitocondriale, e vedete sono stati analizzati i bovini italiani in confronto con quelli dell'Europa centrale e del Medio Oriente. In sintesi ogni animale è stato caratterizzato per l'aplotipo, l'aplogruppo mitocondriale. Vedete che gli animali del centro Italia, sempre chianina e animali a malemmana, eccetera, alla fine sono risultati molto più simili agli animali del Medio Oriente rispetto agli animali del centro nord e sud Italia. Non per, diciamo, faccio una long story short, quindi una storia lunga la faccio corta. Alla fine siamo riusciti a lavorare anche con Cavalli Sforza e con i nostri amici genetisti umani, e abbiamo ricostruito, diciamo, la storia degli Etruschi basata sull'origine, abbiamo associato l'origine di questi animali, abbiamo datato il loro arrivo in Italia per via mare, e insomma coincideva esattamente con l'inizio della costruzione della civiltà etrusca. Adesso stiamo lavorando anche su, sempre in collaborazione con Achilli,
sulla storia della Varrendena, dove c'erano, ci sono stati reti, liguri, per vedere se riusciamo a ricostruire, guardando anche in questo caso in parallelo il genoma dei bovini della Varrendena. La Varrendena è quella dove c'è Madonna di, è in Trentino, dove c'è Madonna di Campiglio. In parallelo, vi dicevo, l'analisi dei bovini e degli umani, dei rendeneri, per vedere se riusciamo a ricostruire, guardando i pattern di diversità, la storia di questa valle. Lavoriamo insieme anche alla Fondazione Edmund Mac, che partecipa attivamente al progetto. E anche in questo caso però ci sono dei segnali, ci sono i metodi per trovare questi segnali di selezione e vediamo che per esempio nelle razze alpine ci sono dei segnali molto forti in alcuni geni che possono essere interessanti. Per esempio questo LAP3 è un enzima che idolizza l'ossitocina, che è un ormone molto importante per la secrezione di latte. Diciamo ci sono dei segnali, qui c'è, non sappiamo ancora esattamente per che motivo questo è sotto selezione, ma può darsi che sia coinvolto nella, per esempio nella qualità del latte delle razze alpine. E diciamo l'ultimo progetto che voglio presentarvi è questo del Sud America, perché in questo caso non è solo un lavoro di confronto tra la diversità dei bovini e dell'uomo. Sempre Alessandro Achilli è il coordinatore di questo PRIN, che ha appena pubblicato la diversità della Sud America su Cell, e noi abbiamo campionato, lui ha campionato ancora, i bovini di tutto il Sud America, grazie anche a Giovanna che adesso lavora con noi, e non solo però sono coinvolti umani, bovini, ma anche il fagiolo, nel senso che l'obiettivo è quello di ricostruire le rotte di migrazioni paleolitiche del Sud America dell'uomo, essenzialmente confrontando la diversità genetica di umani, quindi paleoliti, segnali paleolitici e neolitici, del fagiolo, segnali neolitici dopo la domesticazione, e dei bovini, segnali non solo che non sono neolitici, ma addirittura sono segnali che sono indicativi della storia da Colombo in avanti. Non solo, ma siccome campioniamo in ambienti estremamente diversi, ci sarà questa opportunità anche di andare a studiare ancora una volta i segnali di adattamento a cambiamenti ambientali diversi. Allora, finisco dicendo perché conservare. Conservare perché ci sono geni, a parte diciamo gli aspetti culturali, ci sono geni che sono unici. Un esempio paradigmatico è questo del gene SLIPC. Nella Carora e Senepol, quindi due razze dei caraibiche, è stata trovata questa mutazione, questa SLIC, che dà resistenza al caldo. Questa SLIC è una singola mutazione nel gene del recettore della prolattina e che è stato dimostrato attraverso, diciamo, incrocio ricorrente che funziona anche nelle razze di tipo industriali, per cui nella Frisona, l'Università della Florida ha introgredito nella Frisona, la Frisona SLIC ha un miglior benessere e una minor diminuzione di produzione durante i mesi più caldi, che sono molto stressanti per i bovini da latte. Certo, poi ci sarà il problema, una volta identificati questi geni per l'adattamento, resistenza alla malattia e altre caratteristiche utili, come introgredirli anche velocemente nelle razze industriali. E probabilmente, adesso dico un'eresia per diciamo i puristi, ma potrebbe anche essere possibile spostare dei geni, degli alleli dalle razze più produttive alle razze locali per diciamo aumentarne la produttività e permettere una conservazione più sostenibile, perché uno dei problemi delle razze locali che si stanno estinguendo perché non sono competitive dal punto di vista delle produzioni con le razze industriali. È chiaro che adesso c'è questa nuova tecnologia del gene editing, è chiaro che
essendo assimilata all'OGM, che c'è in atto un dibattito e deve essere approvato, diciamo, dal punto di vista sia legislativo che delle, culturale e da parte della popolazione civile. Con questo io finisco, vi ringrazio per l'attenzione. Questa è la nuova sede di Cremona dell'Università Cattolica, dove appunto stiamo facendo partire questo corso internazionale, una laurea specialistica dedicata, tra parentesi, anche allo studio della biodiversità. Grazie per l'attenzione. Grazie a te Paolo per questa ampia analisi e panoramica sulla condizione della biodiversità entro le popolazioni di interesse zootecnico, con tutti i risvolti anche di natura culturale. Io direi che seguiamo lo stesso standard di ieri, vale a dire che la discussione la facciamo alla fine, le domande tutte quante alla fine, anche perché diciamo i tempi più o meno sono stati presi tutti per la relazione, i 30-32 minuti. Nel timore di dimenticarlo, ti pongo io una domanda adesso che poi eventualmente discutiamo alla fine. Tu hai sottolineato che alla fine le specie utilizzate ai fini zootecnici sono poche, sono 5 o 6, soprattutto nei paesi occidentali, sulle 14 disponibili. A fronte dei problemi che si possono porre in prospettiva proprio con i cambiamenti climatici, capacità di adattamento che tu hai indicato, mi veniva da pensare che il biogeografo Diamond, Jared Diamond, aveva classificato 148 razze di specie diverse di interesse per la domesticazione e poi se, diciamo, di fatto sono state utilizzate soltanto 14. Per caso tu hai elementi per considerare se entro quelle 148, di cui più della metà sono proprio del continente euroasiatico, si può pescare qualcosa in futuro? Perché diciamo la proiezione possiamo portarla in un ambiente come l'Accademia delle Scienze, non solo al 2050 o al 2100, ma addirittura in prospettiva. La lascio lì per te e eventualmente anche per altri come riflessione. Passiamo alla seconda relazione del professor Apollonio, che tratta dunque, lui non le chiama popolazioni, ma le chiama popolamenti, l'evoluzione dei popolamenti di grandi mammiferi in Italia, cause e conseguenze, perché comunque in qualche modo si connette all'attività umana di tipo agrozootecnico, in quanto la riduzione degli spazi per questi popolamenti, chiamiamoli tra virgolette di wild, di selvatici, risentono di questo problema, e poi c'è tutta l'azione svolta con i parchi per cercare di conservarli. Il professor Apollonio è ordinario di zoologia alla medicina veterinaria dell'Università di Sassari e ha avuto numerosi riconoscimenti, e i suoi interessi principali di ricerca sono sull'ecologia comportamentale, l'ecologia genetica, la conservazione e gestione dei mammiferi, con particolare riferimento agli ungulati e ai grandi carnivori. Non vedo però il professore Apollonio. Sono qui. Ah, sei lì, ciao Marco. Allora, vedo che anche tu sei lontano dai barbieri negli ultimi tempi. Perché non me ne parlare, guarda. Allora, Paolo, anche, Marco, anche tu 30 minuti e poi discussione alla fine, a meno che tu non, diciamo, guadagni tanto tempo se vuoi delle domande, diciamo, specifiche. Sono le 47, quindi ci riposizioniamo a, quant'è? A 17, mi pare, sì. 47-17, sì. Ok. Benissimo. Allora, grazie per l'invito. Proverò a mia volta a condividere lo schermo e mi auguro di riuscirci. Dimmi, Alessandro, se ci sono riusciti. Io vedo. Benissimo. Bene, quello che faremo insieme oggi è cercare di comprendere insieme quali sono state le dinamiche che hanno portato
i grandi mammiferi in Italia a riconquistare delle posizioni che potremmo rintracciare nell'Italia del 1600. Quello che vi dico sembra piuttosto paradossale, ma in realtà vi assicuro che è vero, anche se è estremamente sorprendente, perché pensare che in una società moderna, industriale o addirittura postmoderna, ci sia una presenza di grandi mammiferi come quella che stiamo vivendo non solo in Italia, ma in Europa e in tutti i paesi industrializzati sembra bizzarro, ma in realtà non lo è assolutamente. Se vogliamo capire in un mondo così popolato da esseri umani qual è la dinamica, quali sono le cause della dinamica delle popolazioni di grandi mammiferi, dobbiamo andare a guardare quella che è la dinamica delle attività umane. Questa immagine si riferisce all'Europa e rende ragione di un fattore generale, vale a dire dell'enorme decremento che stiamo sperimentando nella presenza di aree agricole. In altre parole, la popolazione umana sta cambiando e ha cambiato occupazione in modo estremamente marcato, portando sostanzialmente grossi spostamenti dalle aree rurali alle aree urbane, lasciando le aree rurali e in particolare le aree rurali più svantaggiate libere da qualsiasi tipo di interferenza, proprio perché l'economicità, quello che rammentava il collega che mi ha preceduto rispetto alle razze rustiche, quindi legate in qualche modo ad ambienti marginali, l'economicità di attività in aree montane o collinari si è ridotta al punto tale da renderle praticamente inutilizzabili ai fini economici. L'Italia è un buon esempio di quello che vi sto dicendo, perché se guardiamo questa cartina che ha prodotto l'Istat nel 1992, vediamo delle indicazioni dei comuni che hanno perso continuativamente popolazione umana dalle date che voi vedete indicate lì, 1871 verde scuro e via dicendo, fino al 1992. Se guardate con attenzione questa cartina, di fatto voi, con l'unica eccezione della parte più orientale della pianura padana, ritrovate quella che è la collocazione dei grandi massicci montuosi e collinari del nostro paese, Alpi, Appennini e colline metallifere centro-italiane e massicci montuosi interni della Sardegna. Tutte queste aree hanno perso popolazione umana. Perché? Perché semplicemente gli italiani dall'inizio del secolo scorso ad ora hanno totalmente mutato la loro attività economica, lasciando delle percentuali bassissime occupate in agricoltura e vedendo una fortissima occupazione nel settore industriale e nei servizi. Immagini come queste sono estremamente comuni nelle nostre colline, nelle nostre montagne. Questa, nello specifico, viene dall'Appennino toscano, dove si trovano addirittura interi villaggi abbandonati in aree che si sono riconvertite completamente o dove sono ritornate condizioni che potremmo definire seminaturali. Anche altri aspetti più, diciamo così, ancora più legati a noi ci convincono di questo evento. Se voi andate nei tanti minuscoli borghi del nostro paese, spesso trovate questi ricordi molto tristi di persone che hanno lasciato la vita nelle ultime guerre mondiali, in particolare nella prima guerra mondiale, stiamo parlando di un secolo fa, e troviamo numeri lunghissimi di persone, in gran parte, questo è un paesino dell'Umbria, superiori al numero di abitanti che attualmente vivono in quei borghi, il che vi dà la ragione del fatto che in quei luoghi c'era vita, una vita molto intensa, un'attività molto intensa, che poi è andata spegnendosi con lo spegnersi della economicità di quelle attività e nel contempo nella comparsa di attività alternative.
Questo ha avuto una serie di conseguenze ambientali importanti. La prima è quella sulla vegetazione naturale. Non è un caso che l'unico tipo di foreste a livello globale che sta avendo, conoscendo un incremento nel nostro pianeta, sia quello delle foreste temperate. Che sono le foreste? Che coincidono alla fascia industrializzata del nostro pianeta e cui appartengono anche le nostre foreste. Vedete il contrasto fortissimo, non so se vedete il mio cursore, mi auguro di sì, con le foreste tropicali, che invece sono in drammatico e pesantissimo declino. E questo ci fa capire che il nostro ambiente è cambiato in modo radicale. Tornando al nostro paese, noi abbiamo un quadro ricorrente nella copertura forestale del paese che è quello di un incremento importante e costante. Negli ultimi 150 anni in Toscana la copertura forestale è più che raddoppiata e immagini come quelle che vedete qui, vale a dire una comparazione della stessa area separata da circa 60 anni fra l'immediato dopoguerra e il periodo attuale, ci rende ragione di quello che vi sto dicendo, in cui si passa da pendii completamente brulli a una copertura forestale continua. Questo è stato ulteriormente incrementato dall'azione umana, che spesso si è verificata in corrispondenza a promulgazione di leggi che hanno ulteriormente ridotto l'attività agricola in aree marginali. Conoscete tutti meglio di me la legge che ha abolito la mezzadria in Italia e contestualmente, esattamente nello stesso anno, è cominciata una fortissima azione di riforestazione nelle aree abbandonate dall'agricoltura. Questo ha avuto un'importanza anche nel settore di cui parlava il collega Imone Marsan. Perché? Perché la pastorizia, l'allevamento di bestiame, in particolare di bestiame allevato allo stato brado, ha conosciuto un decremento importante in molti contesti. Un piccolo esempio italiano, la regione Abruzzo, dove esistevano 3 milioni di pecore fino alla fine del 1800 e dove attualmente vengono annoverate circa 300.000 capi nel patrimonio regionale. Sappiamo tutti che nell'Italia centrale e centro-meridionale la presenza di ovini era talmente importante da avere modificato anche la, diciamo, viabilità agricola con la presenza di tratturi mappati e ben identificati che servivano alle transumanze stagionali di grandissimi numeri di ovini da una regione all'altra. Tutto questo si è essenzialmente perduto nel nostro paese. Dopodiché ci sono state delle altre azioni di tipo deliberato in senso positivo da parte dell'uomo. Una di queste è la creazione di aree protette. Questa è l'incremento delle aree protette in paesi europei e circumeuropei. E questa è la situazione del nostro paese. Nel 2015 avevamo 3 milioni di ettari protetti nel nostro paese, l'11% del paese, e questo cambiamento si è verificato in un tempo rapidissimo, che ha avuto, diciamo, inizio intorno agli anni 70 con i primi parchi regionali e ha avuto un deciso incremento negli anni 90 con l'istituzione dei 5 sesti dei parchi nazionali italiani, che sono passati da 4 a 23 nel giro di poco più di 15 anni. Le reintroduzioni di ungulati sono stati un altro elemento importante. Gli ungulati selvatici sono una parte rilevante dei grandi mammiferi europei, dei grandi mammiferi italiani, e sono stati oggetto di attività di reintroduzione pressoché continua in moltissimi paesi. In Italia abbiamo dei precedenti
piuttosto storicamente importanti che riguardano gli stambecchi negli anni 20, ma vedete qui i cervidi negli anni 60, guardate l'abbigliamento e la tipologia delle casse utilizzate per la reintroduzione di caprioli in Val di Susa nel 1967, molto più moderna questa reintroduzione di cervi nel Cuneese fatta 20 anni dopo. Ci sono specie nel nostro paese la cui attuale presenza è in gran parte dovuta a attività di reintroduzione. Il caso del cervo. Il cervo era stato praticamente sterminato dal nostro paese, dove rimaneva un piccolo nucleo autoctono nel Golfo, nel Delta del Po e dei piccoli nuclei in Sardegna. Lungo tutto l'arco appenninico, nelle date indicate da queste frecce, sono state attuate operazioni di reintroduzione che hanno portato a una espansione di queste popolazioni. Questa è una cartina di 20 anni fa, che si sono fuse tra di loro e dall'Appennino centrale in su hanno dato una copertura praticamente continua dell'arco appenninico da parte del cervo. Nelle Alpi abbiamo avuto un doppio fenomeno di ricolonizzazione dal versante settentrionale e di reintroduzioni fatte essenzialmente nelle Alpi occidentali. Se noi avessimo sovrapposto tutte gli areali di distribuzione degli ungulati italiani all'inizio del secolo scorso, avremmo ottenuto l'immagine che voi vedete a sinistra sullo schermo. L'Italia era un paese praticamente privo di ungulati selvatici e gran parte di quello che vedete è dovuto al camoscio alpino, che è l'unico ungulato selvatico italiano che hanno avuto fortissime contrazioni. Lo stesso cinghiale era una specie quasi estinta. All'inizio del 2000, a cui si riferisce questa immagine, la situazione era completamente differente e questo ci fa capire quali sono stati gli effetti di quello che ho cercato di descrivervi sul popolamento di ungulati nel nostro paese. Sulle singole specie possiamo semplicemente osservare che abbiamo un incremento continuo che è di alcuni ordini di grandezza per capriolo, per il cervo che è aumentato quasi 8 volte rispetto al passato, e lo stesso cinghiale che è in incremento ancora abbastanza non frenabile. L'Italia in questa situazione si pone a livello europeo in modo intermedio in termini di presenza di ungulati, con la osservazione però che alcune regioni, come per esempio la Toscana, hanno delle densità in senso assoluto che sono elevatissime e che raggiungono quasi il paese europeo, l'Austria, che ha la più grande densità di ungulati selvatici. Questo non è un fenomeno soltanto italiano o europeo, va tenuto conto molto bene per capire l'ineluttabilità di quello che vi sto dicendo, che questo è successo in tutto il mondo industrializzato, incluse nazioni come il Giappone che a livello puramente, diciamo così, emotivo noi associamo a sterminate distese di grattacieli, dove in realtà le popolazioni di ungulati hanno avuto lo stesso incredibile incremento che hanno conosciuto in Italia e in Europa. Il cambiamento che vi ho illustrato può essere velocissimo. Un esempio di questo ve lo porto riferendomi a una delle mie aree di studio in provincia di Arezzo, l'Alpe di Catenaia, una montagna che è una catena secondaria dell'Appennino, dove attualmente vi si presenta sotto gli occhi questa immagine. Questa immagine che vi fa pensare che questa è un'area assolutamente selvaggia e lo è stata da tempi remoti. Il primo dubbio vi viene guardando queste douglasiete continue che corrispondono alla collocazione di campi di grano fino al secondo dopoguerra. Il secondo dubbio vi viene quando esaminate la composizione della mammalofauna riferita a specie di medio-grandi dimensioni, che attualmente, come vedete, è piuttosto ricca.
Quindi se voi andate oggi nelle Alpi di Catenaia vedete queste specie. Ma queste specie, scusate, sono arrivate, qui mi è saltata un'animazione, molto molto di recente. Il cinghiale negli anni 70, il capriolo negli anni 70, il cervo alla fine della prima decade degli anni 2000 e il lupo a metà del 1990. Quindi queste specie sono un prodotto recentissimo dei cambiamenti che abbiamo illustrato. Tutto questo porta problemi e porta opportunità. Un problema fortissimo che creano gli ungulati è l'impatto con l'agricoltura. In particolare il cinghiale ha una fortissima propensione a provocare danni legata alla sua imperfetta capacità di usare materiale vegetale, è un monogastrico, non rumina, e quindi ricerca continuamente cibo di alta qualità, vale a dire coltivazioni. Questo porta il cinghiale a essere un animale di una dannosità notevole per il nostro paese e per l'Europa in generale. Considerate per esempio che nelle 5 nazioni che voi vedete ogni anno si spendono più di 80 milioni di euro per danni da cinghiale all'agricoltura. Altre specie localmente possono risultare impattanti, è il caso del capriolo rispetto ad aziende vitivinicole. Il capriolo sulle viti, da un lato bruca i germogli, dall'altro vendemmia al posto dei vendemmiatori ufficiali. Se questo accade in aree con coltivazioni di grande pregio, il problema è piuttosto intuibile, anche e soprattutto perché i cambiamenti ambientali hanno reso molte vigne vulnerabili perché circondate da ambienti naturali. Il secondo problema che ci troviamo a trattare è quello che riguarda gli impatti sulla vegetazione boschiva. Ci sono tre tipi di danni che gli ungulati possono causare: foreste, brucatura, e se questo accade sulle conifere che hanno una sola gemma apicale e non hanno la possibilità di vicariarla, come nel caso delle latifoglie, si traduce in un blocco della crescita della pianta, possono eliminare la rinnovazione o possono fare lo scortecciamento invernale. I danni di questo genere sono riconosciuti da un numero piuttosto limitato di paesi in Europa di cui non fa parte l'Italia, mentre un danno causato all'agricoltura in Italia viene rifuso dallo Stato, dall'organizzazione territoriale responsabile, ciò non accade per i danni causati alla vegetazione arborea. Altro problema, gli incidenti stradali. Voi spesso sentite anche politici lamentarsi di questa cosa, che è impossibile, che è incredibile. In realtà la presenza di ungulati comporta inevitabilmente la presenza di incidenti stradali. Abbiamo più di quasi 1 milione di incidenti stradali con ungulati all'anno in Europa, con purtroppo anche casi fatali per esseri umani. La quantità di incidenti stradali dipende da una molteplicità di fattori, compresi i limiti posti all'uso di automezzi in termini, per esempio, di velocità. È abbastanza indicativo la differenza tra Germania e Francia, due nazioni con densità abbastanza elevate di ungulati, due nazioni di dimensioni paragonabili, ma con una incidentalità completamente diversa dovuta a diverse norme di comportamento. Questo apre un problema importante di sicurezza per gli esseri umani, che nel nostro paese è particolarmente marcato perché buona parte delle grandi arterie di comunicazione, in particolare autostrade o superstrade, sono state concepite e attuate prima della situazione che si è verificata attualmente. Quindi questo comporta il fatto che, per esempio, le recinzioni delle nostre autostrade non sono a prova di ungulato selvatico, perché sono state fatte quando questo non era un problema. Ora però il problema c'è, e ciò poi si traduce in situazioni di enorme gravità. Il caso che vi riporto qui
è di un incidente mortale sull'autostrada del Sole a pochi chilometri da Milano, che non è esattamente un borgo sperduto. Altro problema è quello degli ungulati confidenti. Gli ungulati hanno cominciato a entrare nelle nostre città e a avere sempre meno problemi di interazione con l'uomo, o meglio, sempre meno problemi a avvicinarsi all'uomo. I problemi di interazione esistono, possono essere, diciamo così, abbastanza umoristici come quelli che vedete rammentati qui, ma possono essere anche molto più seri in termini di danneggiamento di aree verdi urbane, di trasmissioni di zoonosi entro le città, di incremento degli incidenti all'interno delle città che vengono colonizzate da ungulati selvatici. E infine questa grande presenza di ungulati selvatici pone dei problemi seri riguardo alle malattie che riguardano sia gli ungulati selvatici sia gli ungulati domestici. Il caso della peste suina, che vede il cinghiale come un carrier selvatico della malattia, è evidente ed è enorme. Sappiamo tutti che l'arrivo della peste suina coincide con dei danni enormi all'allevamento dei suini, che ci è stato illustrato precedentemente, ha delle proporzioni immense a livello mondiale e anche a livello europeo e italiano. Gli ungulati possono essere anche una risorsa, però, possono sviluppare il turismo naturalistico, ed è un fatto che in Italia già sta succedendo. Rappresenta una risorsa in termini di attività venatoria. La caccia agli ungulati è l'unico tipo di caccia che sta aumentando in Italia e che può fornire del reddito nel momento in cui viene gestita con attenzione e con intelligenza, superando delle riserve mentali che fino ad ora hanno considerato gli ungulati più un costo che un beneficio. A livello internazionale questo è ampiamente compreso, singoli capi vengono venduti a cifre da capogiro che potrebbero essere utilmente reimpiegate nella conservazione della fauna e degli ambienti naturali nel loro complesso. Questo qui è un esempio che credo sia piuttosto esplicito e indicativo. E questo accade in molte nazioni europee e nessuno ci impedisce di farlo. Infine, il grande capitolo, a mio modo di vedere sopravvalutato rispetto alle opportunità della caccia turistica di livello, è quello della disponibilità di carne dovuta all'attività venatoria eseguita su ungulati selvatici, che come vedete non è esattamente trascurabile. Questo è un dato riferito alla Toscana, dove una città come Pistoia potrebbe essere rifornita di carne di ungulati selvatici per un anno senza alcun problema di limitazioni. E siamo arrivati al paradosso per cui in Italia in molte situazioni tante aree protette si trovano a spendere del denaro per rimuovere ungulati, per evitare danni ambientali, piuttosto che a utilizzare la risorsa costituita dagli ungulati come tale. E prendiamo gli ultimi 10 minuti scarsi per parlare di lupo, e cioè di grandi predatori. Il lupo in Italia ha conosciuto una storia abbastanza tormentata, e la persecuzione diretta da un lato fino al 1971, il lupo era cacciabile con ogni mezzo in ogni tempo, e la diminuzione delle prede selvatiche l'hanno ridotto nelle condizioni che voi vedete indicate di distribuzione, che voi vedete indicate nella cartina, all'inizio degli anni 70. In 40 anni la situazione si è radicalmente modificata. Questa è la situazione di 8 anni fa, in cui il lupo aveva già riconquistato tutto l'Appennino, le Alpi occidentali, e aveva cominciato a riprodursi anche nelle Alpi centrali. I due pallini rossi che vedete sono il Parco del Gran Paradiso e i Monti della Lessinia sopra Verona. Attualmente il lupo ha praticamente colonizzato tutte le Alpi ed è in grande aumento. Per capire quanto il lupo è presente nel nostro paese, utilizzerò i dati di una regione su cui abbiamo lavorato piuttosto intensamente, che è la Toscana,
per evidenziarvi qual è stato l'andamento di questo fenomeno e quali sono le sue attuali proporzioni, perché la mancanza di conoscenza di queste proporzioni crea grossi problemi nella gestione della situazione. Questa era la distribuzione del lupo in rosso in Toscana all'inizio degli anni 70, quindi diciamo ancora presente ma molto localizzato. Negli anni successivi, come vedete, c'è stato un continuo incremento fino ad arrivare al 2016, ultimo anno per cui disponiamo di censimenti fatti a livello regionale esaustivi, in cui la Toscana era stata completamente colonizzata. L'unica parte che ne era priva era Bassa Valle dell'Arno, quella più pianeggiante e più industrializzata. E c'era stata una fusione tra la popolazione tirrenica e quella appenninica. In quell'anno abbiamo individuato la presenza di 110 branchi di lupo soltanto in Toscana, quindi una presenza assolutamente rilevante, cui faceva riscontro un numero che poteva essere stimato intorno ai 530 capi. Badate, questi sono numeri minimi, non sono i numeri reali. Può essere importante per capire quanto si è andati fuori strada da questo punto di vista, sapere che negli stessi anni, su riviste che non sono esattamente di secondo piano come Science, veniva detto che in Italia esistevano nella zona peninsulare tra i 600 e gli 800 lupi, lo stesso anno praticamente in cui noi contavamo 530 lupi minimo in una sola regione, cioè la Toscana. L'anno successivo, nel 2015, dicevamo all'Europa che in tutto l'Appennino c'erano 800 lupi. E questo ci fa capire quanto la cosa, questa presenza e questo incremento sia stato sottovalutato. Può essere anche interessante vedere che utilizzando un approccio più intensivo legato a un'area di studio specifica, la provincia di Arezzo, e applicando i dati ricavati da questo approccio intensivo, il numero di lupi stimati in Toscana in quegli stessi anni praticamente raddoppiava, il che vi mette nelle condizioni di capire qual è probabilmente l'attuale numero di lupi in Italia, molto superiore a quello che viene normalmente indicato. E in provincia di Arezzo, dove abbiamo lavorato per tantissimo tempo, si è verificato un fenomeno chiarissimo di ricolonizzazione che ci aiuta a capire la dinamica di questo tipo di eventi. Si è passati dal 1993, periodo in cui i lupi erano localizzati sul crinale appenninico e dove sono rimasti fino al 2000, a una situazione in cui è stata colonizzata anche un'area dove fino al 2000 non c'erano lupi e dove c'era una densità di abitanti tripla rispetto all'area appenninica, dove però c'era una quantità di prede assolutamente elevata, con una biomassa tale da sostenere la presenza dei lupi, e questa qui è la situazione. Fino al 2000 sopra la linea rossa non c'erano lupi, sotto la linea c'erano lupi, sotto non c'erano lupi. Però vedete che sotto la linea rossa c'erano aree molto ricche di prede. E infatti il lupo attualmente in provincia di Arezzo, in tutta la Toscana, si trova anche in questi ambienti che sono stati ampiamente colonizzati. E siamo passati dai quattro branchi del 1993 a un numero stimabile in circa 30 per il momento attuale. Quindi capite quanto può essere veloce ancora una volta l'incremento. E i lupi sono arrivati a colonizzare aree di pianura, come vedete in questa ripresa. Cosa ci porta diciamo, cosa ci porta a dire questo? Ci porta a dire che ormai il lupo è presente in ambienti assolutamente lontani da quelli che l'immaginario collettivo attribuisce a questa specie, vale a dire ambienti di pianura. Abbiamo avuto un lupo che è arrivato vivo con il naviglio nel centro a Milano, nella zona dove si vanno a prendere gli aperitivi.
ed è stato ripescato e rimesso in natura. È possibile pensare di bloccare tutto questo come si vuol fare in alcune zone? No, però bisogna sapere che esistono dei problemi, oltre che dei vantaggi, e che con questi problemi dobbiamo convivere. Rubo 3 minuti, ma solo 3 minuti, per dirvi che da un lato il vantaggio è che il lupo è tornato a occupare il suo ruolo di predatore di ungulati e quindi contribuisce alla gestione di un ecosistema che è ritornato ricco, almeno per quanto riguarda i grandi mammiferi. Nel contempo però i lupi si portano una serie di problemi. Il primo è l'ibridazione con i cani domestici. L'ibridazione con i cani domestici che ha prodotto fenomeni di ibridazione molto importanti in alcune aree del paese, tra cui la Toscana, e avere ibridi significa avere animali che permettono l'introgressione di geni canini nella popolazione di lupi. Questo è un esempio di due aree, una pura, una introgressa, e di uno spostamento di individui dall'area pura all'area introgressa. Mangiano le stesse prede, quindi rappresentano dei competitori importanti dal punto di vista ecologico. Predano animali domestici, quindi accentuano il conflitto con gli esseri umani e, diciamo così, lo scaricano in una qualche misura sul lupo, e difendono con grande efficacia territori e spazi all'interno delle popolazioni di lupo. Questo è il caso di due branchi ibridi, vedete gli individui che, parte degli individui che li componevano, e vedete chiaramente tracce di ibridazione, che hanno difeso per 5 anni i due territori che vedete, avendo a nord e a sud branchi di lupi puri che non erano, che non sono stati assolutamente in grado di allontanarli, proprio perché sono sostanzialmente degli equivalenti ecologici, tra l'altro con una percentuale di geni lupini abbastanza elevata, ma anche con geni di origine domestica. Il problema è serio, serio perché per esempio in Toscana sui 110 branchi di cui vi dicevo, in 29 abbiamo trovato delle presenze ibride. Cosa si fa? Si catturano questi animali e si tolgono dalla natura o si sterilizzano, ci sono diverse linee di pensiero. Ma altri problemi riguardano la presenza di lupi in ambienti urbani. Questa presenza crea considerevole apprensione nella popolazione. È una cosa anche questa abbastanza generalizzata. Voi vedete qui un'immagine di Bologna, sopra Bologna vive un branco di lupi da più di 10 anni. In ambiente urbano i lupi mangiano animali domestici. Questo è un lupo che attraversa una cittadina toscana con un gatto. E purtroppo c'è un grosso conflitto legato al fatto che i lupi predano i cani, e questo chiaramente non piace ai proprietari dei cani. E i lupi possono essere anche un problema dal punto di vista della incolumità pubblica, nel momento in cui sono troppo confidenti. Va detto che i lupi non hanno ucciso nessuno in un periodo in cui 32 persone sono state uccise da cani in Italia. Ma va anche detto che questo problema va considerato seriamente, anche perché è generalizzato a molti paesi e non conosciuto crea situazioni come quelle che vedete ora, in cui dei ciclisti convinti di liberare un cane da una recinzione, in realtà hanno liberato un lupo e hanno rischiato di farsi mordere, o molto meno intelligenti persone che si dettano a nutrire i lupi mentre fanno delle scampagnate, creando degli animali che prendono l'abitudine di utilizzare i centri abitati, e questo rappresenta un'ovvia difficoltà. E questo avviene in molte aree, crocchette per gatti o cibo per cani disseminato in campagna, ma anche una cattiva gestione dei resti di macellazione, per cui questo nostro lupo con radio collare frequentava con grande entusiasmo un luogo dove venivano smaltite le carcasse, questa era una concimaia, le carcasse di un allevamento in modo non appropriato. I problemi con la zootecnia esistono, sono importanti, ma sono molto localizzati e in gran parte risolvibili.
ma va tenuto presente che i danni che creano i lupi rispetto a quello che creano gli ungulati sono in generale molto inferiori, lo erano nel tempo e lo sono ancora adesso, questa è la situazione della Toscana. E quindi, diciamo, il problema per concludere è cercare di arrivare a un atteggiamento equilibrato nella gestione della presenza di questa specie, che attualmente in Italia non c'è perché ci sono degli estremi abbastanza eccessivi. E con questo io vi ringrazio per la pazienza e per l'attenzione. Grazie a te, Marco, per questa panoramica dettagliata della distribuzione delle popolazioni di selvatici e per le sottolineature che hai fatto sulle interazioni tra la società umana e la presenza di queste popolazioni. Mi veniva da pensare a diciamo, gli effetti che sono partiti dal Medioevo con i disboscamenti per recuperare terreno all'agricoltura che si sono protratti per secoli fino a vedere le foto che tu hai proiettato nel periodo prebellico e postbellico, soprattutto prima e seconda guerra mondiale, e quello che è avvenuto negli ultimissimi decenni con la grande diffusione di queste popolazioni. Hai sottolineato l'aspetto che potrebbero essere risorsa alimentare, meriterebbe una sua riflessione approfondita questa possibilità anche in termini quantitativi, perché mi veniva da pensare a quello che avevo osservato in Namibia, dove buona parte della popolazione si nutre appunto di selvatici. Ora, gazzelle e tutte le specie affini. Ai fini dell'equilibrio della biodiversità tra popolazioni zootecniche e popolazioni selvatiche, indubbiamente c'è da riflettere abbastanza per tutte quelle che sono le problematiche che si pongono, ma non lo possiamo sviluppare in questa fase, vedremo nella discussione quali elementi verranno posti all'attenzione. Adesso passiamo alla terza relazione del professor Celere, che in questo percorso dalle stalle alle stelle ci porta a un'altezza intermedia perché parliamo di uccelli. Il professor Carere, è giusta la pronuncia? Sì, giusto, grazie, buongiorno. Questa è giusta, allora, meno male. È del Dipartimento di Biologia e Comportamento. È vero, dove sta questo? C'è la mia università, ma non ricordo, non ricordo il nome esatto Dipartimento di Ecologia e Biologia. Ecologia e Biologia. Io lo conosco come Dipartimento di Nascetti. Sì. E il professor Carrere ha fatto diciamo, molte migrazioni in Europa, in università molto prestigiose come quelle di Groningen, dove ha preso più dottorati di ricerca. Ma la cosa interessante è che la sua attenzione è rivolta sul comportamento e sulla personalità degli uccelli. Io che conosco un po' poco gli uccelli, sono estremamente, diciamo, curioso di sentire questa analisi sul comportamento degli uccelli, perché sempre di più mi soffermo a vedere il comportamento di quelli che sono diventati cittadini, che sono i gabbiani, gli ultimi residui appunto dei dinosauri. Insegna etologia e fisiologia e ha molte pubblicazioni scientifiche. Prego, Claudio. Sì, allora, adesso condivido, vediamo se. Grazie della presentazione, tutto sono onorato di essere in questo consesso e appunto vi parlerò di comportamento degli uccelli, di alcuni aspetti, cercherò di fare una panoramica, come dire, non esaustiva ovviamente, ma per darvi un'idea. Diciamo della diversità ovviamente interspecifica che c'è nelle circa 11.000 specie di uccelli, che sono un gruppo molto, molto diversificato,
e ampiamente distribuito e quindi anche molto studiato. Infatti gli uccelli vanno dai colibrì agli struzzi, hanno dei comportamenti complessi, processi sociali di cui vedremo una parte, e quindi sono degli organismi molto studiati già a partire dagli aspetti di cause prossime del comportamento, della fisiologia. E infatti vorrei... Ops, aspettiamo che non vedo che non va avanti, sì. Parlerò appunto di diversità comportamentale sia interspecifica che intraspecifica, parlando più estesamente di alcuni studi che ho effettuato personalmente, e toccherò anche aspetti che portano questa loro diversificazione comportamentale a essere coinquilini, diciamo, dell'antropizzazione in atto, e quindi vedremo alcuni aspetti di questi processi. Allora vorrei cominciare da un qualcosa forse che sembrerebbe entrarci poco, diciamo così, che è l'esperimento che fece sui galli il fisiologo tedesco Bertolt po' meno di 2 secoli fa, dimostrò l'effetto per la prima volta degli ormoni sessuali, gli ormoni androgeni, sul comportamento sessuale e quindi sulle differenze sessuali tra maschi e femmina e sullo sviluppo dei caratteri sessuali secondari. Bertolt fece un esperimento classico, no? Prese un gruppo, li castrò, ne prese un altro gruppo, li castrò e rimpiantò le gonadi, e un altro gruppo ancora per un ulteriore controllo di traspianto tra individui dei testicoli, e solo nel gruppo dei castrati si osservava il fenomeno comportamentale e anche morfologico della caponizzazione, diciamo, aveva fatto il cappone, diciamo così. E successivamente diciamo, gli uccelli sono stati, come dicevo, l'oggetto di studio principale di 2 dei premi Nobel per la fisiologia o la medicina nel 1973, che sia Nico Tinbergen e Konrad Lorenz. Nico Tinbergen lo vediamo qui manipolando delle uova di gabbiano, faceva esperimenti sul campo, e Konrad Lorenz preferiva portarseli a casa, lo vediamo con una taccola, insieme poi a von Frisch, che aveva studiato, era più un ecologo sensoriale, i sistemi di comunicazione negli insetti sociali. E Lorenz ovviamente famoso di un processo di apprendimento ben noto, di cui non parlerò, ma che illustro qui, diciamo, Lorenz e le sue roghe, che è l'imprinting filiale, una forma particolare di apprendimento che avviene nei periodi sensibili e plasma, diciamo, l'attaccamento verso la figura materna nelle specie di uccelli precoci, e poi successivamente altri studi in quasi tutte le specie di vertebrati, effetti, diciamo, precoci sul comportamento. Ma il comportamento è anche negli uccelli in particolare una sorta di pacemaker dell'evoluzione, addirittura anatomica, come l'ha dimostrato questi autori che ipotizzavano che gli uccelli, il comportamento stesso è un driver per l'evoluzione e quindi può accelerare i processi evolutivi, specialmente in quelle specie che hanno individui, che hanno una capacità cognitive e di innovazione e propagazione sociale di nuove abitudini, no? Ricordo la famosa abitudine delle cince inglesi, che avevano imparato a prendere il latte dalle bottiglie che venivano messe fuori delle case. E quindi questo poi ha portato anche a una diversificazione immensa. Questo è un lavoro recente e che io ho messo sopra la citazione di un lavoro storico, diciamo, di Konishi su Science, che semplicemente dice quanto sono importanti gli uccelli, lo studio del comportamento e la fisiologia degli uccelli per la biologia. E più recentemente è stata dimostrata uno studio bellissimo su PNAS lo scorso anno, l'evoluzione a mosaico, che produce un mosaico evolutivo sui crani degli uccelli. Ora, tornando ai nostri ormoni e tornando ad alcuni dei miei studi che ho toccato con mano, per esempio nella quaglia giapponese, quando facevo il post-dottorato all'Università di Liegi con Jacques Balthasar, sono stati un modello di conoscenza e studio di processi neuroendocrini alla base del comportamento sessuale. E vengo subito a un
risultato che mi fece riflettere è che, perché così come qualsiasi comportamento ha un suo correlato, un substrato neurale, se guardate, adesso ve lo dico in breve, questo grafico cosa rappresenta? Questo comportamento, abbiamo visto, vediamo il neck grab, è un elemento comportamentale che riguarda il comportamento riproduttivo, in particolare quello copulatorio della quaglia giapponese e di tutti i galliformi, di gran parte degli uccelli, che è ovviamente tipico del maschio. Se andiamo a esaminare solo i maschi, se andiamo a esaminare le proiezioni neurali che ci sono, quindi proprio a livello di numero, da un'area del cervello che si chiama il nucleo preottico dell'ipotalamo e che proietta in una parte del mesencefalo che poi si collega col midollo spinale per attivare il comportamento copulatorio, queste proiezioni che sono rappresentate dall'asse delle X con delle tecniche di track traces che abbiamo implementato e studiato nel cervello della quaglia, presentano delle differenze individuali interessantissime. Cioè queste cellule, che sono quelle che producono l'enzima aromatasi che trasforma il testosterone in estradiole, che attiva il comportamento, sono differenti, vedete? Più ce ne sono e più il comportamento si manifesta. Ecco, basi fisiologiche, neurobiologiche delle differenze individuali nel comportamento sessuale e riproduttivo. Ecco, dalle cause prossime passiamo a un fenomeno, un processo che è tipico nella comunicazione di questo taxon di tantissime specie, che è l'apprendimento del canto. Gli uccelli cantano, canta il nostro merlo sull'antenna del nostro edificio, canta l'usignolo che stanno arrivando in questi giorni, ma cos'è? Il canto, canta il passero solitario di leopardi, è qualcosa che ha sempre affascinato tutti praticamente. Il canto sono delle vocalizzazioni elaborate in genere, ma non sempre, prodotte dai maschi durante la stagione riproduttiva, e la cosa fondamentale è che il canto è appreso, non è diciamo in gran parte delle specie, è appreso sicuramente nei colibrì, nei parrots, nei pappagalli, negli uccelli carole, quasi tutti i passeri fulmini. Ed ha affascinato gli studiosi dell'etologia, no? E vi faccio sentire il canto di un uccello che dovremmo conoscere molto bene e che rincontreremo fra poco. Innanzitutto vi faccio vedere come appare e la complessità del sonogramma di un canto. Eccolo qua. Sentiamo questo canto che è stato... E questo è stato registrato in una fattoria del Belgio, e quella capretta, quegli altri animali, non sono quegli animali, ma era il nostro storno maschio che li imitava, perché lo storno, come si vede in questo grafico, è un open-ended learner, cioè per tutta la vita incorpora nuove sillabe nell'età. E quindi ha un sistema complesso di dialetti, a questa che ho definito qui heterospecific vocal mimicry, che spesso fa ingannare anche i birdwatch e gli ornitologi, perché imita il canto di altri uccelli, uno pensa, ho visto il rigogolo, invece no, era lo storno. E quindi l'apprendimento, esattamente similmente diciamo al linguaggio umano, avviene per tutta la vita. Ma a cosa serve il canto? Il canto serve fondamentalmente a difendere un territorio e ad attrarre un partner, e è un ruolo importante nella scelta sessuale, perché si è visto che le femmine preferiscono canti di repertorio più ampio, e si è visto anche che spesso i maschi con repertorio più ampio sono dei migliori genitori, tra virgolette. Sono stati effettuati soprattutto in America studi approfonditi sulle basi neurobiologiche di questo fenomeno, e sulle basi ovviamente sulle conseguenze funzionali, ma fondamentalmente come per l'imprinting le note di base sono apprese durante una fase sensibile precocemente nella vita, addirittura ancora da dentro l'uovo in molte specie,
Ci sono ovviamente delle predisposizioni genetiche per il proprio canto, quindi i canti di individui che sono stati sperimentalmente isolati conservano delle caratteristiche specie specifiche, ma il processo che è ben noto nei substrati isolati per i due tipi, diciamo, fondamentali di gruppi di uccelli che apprendono il canto, sono quello dell'apprendimento e una cristallizzazione che avviene abbastanza presto dopo un periodo di apprendimento passivo. Invece in quelli come lo scorno, che vediamo nella parte di sotto, c'è una incorporazione di nuove sillabe, quindi una plasticità del canto per tutto il corso della vita. Vedete sopra scritto subsong, forse è capitato a qualcuno di sentire durante l'inverno, a me è capitato durante alla stazione del Colosseo un giorno di novembre, c'era un merlo che cantava sottovoce. Ecco, quello era un giovane dell'anno che si stava esercitando per la stagione produttiva, ma sottovoce. Ovviamente c'è tutta una circuiteria nervosa di cui non vi sto a parlare, che si trova in cosiddetto sistema di controllo vocale, con vie motorie, vie di apprendimento e vie di udire, che è stata studiata soprattutto in cattività nel canarino e anche nel diamantino. Un altro aspetto di diversificazione comportamentale degli uccelli, non parlerò qui se non accennerò i sistemi riproduttivi, perché li abbiamo tutti negli uccelli, dalla poligamia alla monogamia, anzi gran parte delle specie sono monogamiche, alla poliandria in alcune specie come i fararocchi. Ma un fenomeno, uno dei fenomeni più affascinanti, è quello delle migrazioni. Ovviamente ci sono specie non migratrici, specie residenti, specie migratori lunghi, specie migratori corti, di migrazione corta. E questa è una rappresentazione molto schematica delle principali rotte autunnali di migrazioni, addirittura quelli lunghi, no? Quelli che fanno le migrazioni transcontinentali. Ho accennato prima l'usignolo comunque è durante l'inverno, esattamente come la rondine, sta in Africa e in questo periodo sta arrivando nei nostri territori e lo sentiremo cantare, così come l'assiolo nelle nostre campagne e tantissime altre specie che in questi giorni stanno con un flusso migratorio anche in parte, diciamo, interrotto dal maltempo, ma questo fa parte dei fenomeni naturali, e stanno riempiendo, diciamo, le nostre campagne. Quindi migrazione è un fenomeno estremamente interessante, e volevo solo ricordare come è molto studiato, e il gruppo di Floriano, il professor Papi di Pisa è stato fra i pionieri, questo invece è un esperimento sugli storni che dimostrava, avevano traslocato, esperimento storico di Perdek, no? Dei storni catturati in Olanda durante la migrazione verso la Francia e l'Inghilterra, e hanno diviso i giovani e gli adulti, hanno catturato sia i giovani che gli adulti, e hanno visto che i giovani si attenevano a una sorta di programma innato, quindi venivano ritrovati, diciamo, in Spagna, nella direzione, diciamo, mentre gli adulti hanno, probabilmente per questione di esperienza, hanno cambiato rotta e raggiunto l'abituale area di svernamento. Questi esperimenti si stanno replicando adesso, perché con la tecnologia possiamo seguire gli animali. Queste sono le berte maggiori dell'isola, della colonia, una delle più grandi del Mediterraneo, che abbiamo la fortuna di avere, più oltre 10.000 coppie presso l'isola di Linosa, che recentemente con il geolocheto è stato scoperto che durante l'inverno, vedete dove vanno, e mentre in questo periodo sono impegnate nelle attività di nidificazione nelle nostre isole. Queste sono sempre berte, ma non sono movimenti migratori, questi sono movimenti di foraggiamento. Vedete che differenze, le popolazioni, quella in basso, quella di Linosa, vanno a foraggiarsi soprattutto nel Mar Libico, quelle sarde, vedete, addirittura vanno in Francia, quelle dell'arcipelago toscano si mantengono soprattutto su quella costa, e quelle adriatiche sono, perdendo un po', quelle delle isole, le colonie delle isole Tremiti. Ecco, vedete che variabilità e che incredibili spostamenti, e questi sono attività di foraggiamento durante la nidificazione, durante il periodo di nidificazione e di allevamento della prole. Una sintesi, ma proprio una sintesi sui meccanismi
principali di navigazione e orientamento di come fanno questi animali poi a ritrovare casa o l'aria, e sono sicuramente, c'è molta integrazione, ma parliamo di bussola solare, bussola stellare, lunare anche certe specie, bussola magnetica, navigazione olfattiva, probabilmente negli uccelli marini è molto importante, e ovviamente anche esperienza e segnali visivi, oltre che per la mappe mentali, cognitive, che aiutano a ritrovare, diciamo, a muoversi nello spazio, orientamento spaziale. E passiamo a un'altra caratteristica di moltissime specie di uccelli. Chi mai non si è mai meravigliato è come lo fece Italo Calvino, a guardare, alzare gli occhi al cielo, specialmente durante l'inverno, ad ammirare le evoluzioni dei branchi, degli stormi, di storni, sopra le nostre città, nei dormitori invernali, spesso inseguiti dal falco pellegrino. Ecco, ovviamente c'è un perché nella vita di gruppo, in tutti gli animali, e nell'uccello in particolarmente evidente. Ovviamente più sei e più ha una funzione antipredatoria efficace, il gruppo ha tanti occhi, il rischio statistico di essere preso se sei in un gruppo è diluito, e l'individuo stesso si rifugia nel branco, il cosiddetto branco egoista, e poi ci può essere anche un effetto di confusione. Noi abbiamo studiato con un progetto che era stato coordinato dal professor Parisi insieme ad Enrico Alleva e a Daniela Santucci ed altri collaboratori. Abbiamo studiato i comportamenti collettivi, questi sono gruppi che non hanno un leader, ma forse ci sono degli hub all'interno dei branchi, ma nel complesso non c'è un leader, c'è quella che si chiama auto-organizzazione con regole molto semplici: fai quello che fa il tuo vicino, e non ancora ben comprese. Di fatto sono regolate da tre parametri fondamentali di repulsione, allineamento e attrazione, che variano a seconda, vedete che questi branchi cambiano forma a seconda, e non è che la cambiano a caso. Una particolarità è l'analogia affascinante che c'è tra, che abbiamo riscontrato tra i banchi dei pesci, completamente in un altro comparto, un'altra matrice, di fronte a un predatore, e i nostri branchi di stormi urbani. Guardate che similitudini affascinanti che troviamo nelle reazioni al predatore. Noi li abbiamo studiate, queste reazioni al predatore, abbiamo studiate nei dormitori romani, all'Eure, abbiamo scelto due dormitori che avevano la differente pressione predatoria, nell'ipotesi, come è probabile che fosse, che la predazione, uno dei maggiori fattori di selezione, abbia un'influenza sulla variabilità del comportamento di gruppo, il comportamento sociale di questi animali. L'abbiamo studiati per 2 anni abbiamo classificato le forme anche sia tridimensionalmente, questa è una, diciamo, la parte, diciamo, forse come si apparivano, diciamo, all'arrivo nei dormitori. Abbiamo visto chiaramente che piccoli storni meno compatti arrivavano nel dormitorio, quello con meno predatori, mentre nel dormitorio dove c'erano più predatori, quello dell'Euro, c'erano forme assolutamente più aggregate, più complesse e più dense, più compatte. Vedete che è curioso che c'erano anche degli individui, quindi abbiamo esaminato migliaia di branchi, individui che arrivavano da soli, quindi c'era anche il solitario. Guardate che variabilità anche in questo caso intraspecifica. Quindi il rischio di predazione è sicuramente un fattore fondamentale, oltre poi a eventuali altri che non abbiamo potuto studiare, che sono le condizioni meteo, e ovviamente la stagionalità. Durante il periodo della riproduzione non fanno questi branchi così elaborati e di elevato numero. Noi abbiamo studiato anche dei particolari forme di comportamento di gruppo, come le cosiddette onde di terrore, vedete che in frazioni di secondo si propagano dentro al branco e sembrerebbero, noi le abbiamo studiate, per esempio pensavamo, dico, ma quando arriva il falco si propagano quasi sempre, vedete, quello in alto, verso il basso, quindi è un comportamento a fuggire, diciamo, dal branco, che si propaga nel branco. Il meccanismo esatto, ci sono dei modelli teorici che non ci sono stati a spiegare adesso, esattamente come fanno ancora non è noto, ci sono delle ipotesi. Di fatto è un qualche cosa che diminuisce significativamente il successo di predazione dei falchi pellegrini. E queste, per darvi un'idea della rapidità, no, questi sono immagini di un secondo,
di 30 frame di ciascuno, quindi 30 immagini ciascuno. Per esempio, guardate qui, qui siamo al frame 17, tra 17 e 26 frame, quindi stiamo a meno di un secondo. Guardate quanto si sposta il branco, abbiamo potuto misurare la velocità dell'onda dentro al branco, che è più veloce della velocità del branco spesso in tanti casi, e questo ci serve poi per implementare nei, nei modelli con cui cerchiamo di capire come il singolo individuo si comporta durante queste manifestazioni rapide. Un fenomeno quindi di contesto antipredatorio che varia entro e tra branchi nella velocità e nella frequenza e con, fa diminuire il successo di predazione. Vi faccio vedere un video velocissimo di un falco vero a Roma, ecco, che fa le onde e viene predato, e vi faccio vedere un qualcosa che abbiamo sviluppato dopo, che è un falco robot per studiare ancora più approfonditamente e non solo, anche con una parte applicativa per cacciar via dei posti dove sono, cacciarli via non solo gli stormi ma altri posti dove non sono desiderati. E questa è la vediamo se va, questo è un branco di storni e vedete qui a destra appare un falco telecomandato dal nostro gruppo di ricerca in collaborazione che è di un progetto finanziato da CNR olandese, che è in corso attualmente, che caccia via e stimola esattamente le stesse risposte antipredatorie. Queste addirittura durante l'inverno sono delle oche che non sono volate via, oche colombaccio, ma nel giro di 2 minuti dopo che è passato il falco robot sopra si sono, come dire, clusterizzate, come potete vedere nella foto a destra, una risposta comportamentale immediata. Passo quindi dal comportamento collettivo degli uccelli, che è tipico ed è molto spettacolare, oltre che affascinante, che sta alle frontiere, diciamo, della biologia del comportamento, al comportamento alle personalità degli animali, e passo, comincio parlando di diciamo con un'affermazione di Peter Slater, che era uno che studiava, un etologo dell'università di Stirling in Scozia, che studiava proprio il canto degli uccelli, e guardate un po' cosa diceva: l'animale medio che emerge da un trattamento statistico potrebbe possedere, potrebbe non essere mai esistito o non esistere mai. Quindi bisogna stare attenti, ovviamente non che bisogna studiare i medi, ma questo è in sintesi quello che vuol dire. Qui abbiamo un comportamento, non è importante quello che sia, stiamo parlando di galli domestici eccetera, ma questa differenza da queste due, vedete che variabilità individuale che c'è. E questo di cui sta parlando Peter Slater, e questo di cui voglio affrontare, che è stato ampiamente studiato negli uccelli anche durante il mio dottorato all'Università di Groningen. Stiamo parlando di personalità, ma anche di audacia, di temperamento. Sono più o meno la stessa cosa. Cosa sono? Sono differenze individuali coerenti nel tempo in differenti contesti. E come le studiamo? Le studiamo facendo dei test che misurano ripetutamente le risposte comportamentali dei nostri animali, dei nostri uccelli, e in reazione a diciamo delle sfide. Quale può essere una sfida? Nella cincia allegra cosa fa? Speriamo. Nella cincia allegra si è partito da queste differenze individuali stabili nel comportamento esplorativo e nel comportamento aggressivo. La cincia allegra è un uccello non migratore, è un uccello monogamo in genere, anche se c'è un po' di paternità extracoppia. Un uccello si studia facilmente nelle cassette nido, e esponevamo, e tuttora studi espongono questi animali a un oggetto nuovo, e gli individui differiscono in maniera significativa, indipendentemente dal sesso, dall'età, nella maniera in cui approcciano questo oggetto nuovo, in questo caso una pantera rosa sulla manciatoia. Poi facevamo diciamo nelle popolazioni inizialmente si è trovata in questa latenza all'approccio all'oggetto nuovo una distribuzione addirittura bimodale, con tanti individui molto rapidi nel esplorare l'oggetto nuovo, pochi individui intermedi e tanti invece che non reagivano o erano molto timidi. La stessa cosa si osservava in un ambiente non familiare, facendo esplorare
oggigiorno con i sistemi di tracking automatico è molto più veloce e rapido, facendo esplorare, diciamo, una stanza con degli alberelli in cui certi individui, che sono proprio quelli che erano molto rapidi a esplorare l'oggetto, sono molto rapidi ad andare su tutti gli alberelli, ed altri che sono molto più lenti e più cauti, diciamo così. Da questi test sono state fatte delle linee di selezione genetiche, perché già dopo poche generazioni divergevano con ereditabilità realizzata di circa il 50%, che non è poco. Tutte queste linee sono state poi caratterizzate per tutta una serie di altri tratti comportamentali, tra cui l'aggressività. Quindi quelli più esplorativi, veloci, erano anche quelli che chiamo qui fast, avevano delle latenze all'attacco inferiori, quindi erano più aggressivi compivano molti più attacchi verso un intruso con specifico, quindi delle differenze di un tratto che una sorta di sindrome si portano dietro, correlano con differenze in un altro tratto differente, diciamo in quel caso un contratto sociale del comportamento, e tutta un'altra serie di parametri che caratterizzavano queste linee genetiche, come vedete, che dopo poche generazioni già divergevano. Questi comportamenti abbiamo visto che possono cambiare col tempo, ma non tanto, sia quello di esplorazione che quello agonistico, ma noi siamo riusciti a misurare longitudinalmente con intervalli di 7 mesi per il comportamento agonistico e di 3 anni, che non è poco per una cincia allega. Ora, queste differenze l'abbiamo visto che emergevano già nel comportamento, diciamo, come dire, di competizione fra i nidiaci. Quindi avevano un'emergenza, diciamo, precoce, è stato un paradigma che poi è stato esteso a tantissime altre specie di uccelli e anche di altri animali, dello studio dell'importanza di queste differenze individuali che hanno dei correlati funzionali, ovviamente, e correlati funzionali che sono stati studiati anche sul campo, li ho riassunti qui in questa tabella, e ho messo l'evidenza su un punto particolare che è interessante: il successo riproduttivo delle coppie assortative, perché poi questi animali si accoppiano, scelgono un partner anche attivamente, e quello delle coppie, diciamo, assortative era maggiore di quello delle coppie disassortative. Lascio, diciamo, le interpretazioni a questo, ma comunque questo può essere un fattore chiaramente di mantenimento di questa variabilità individuale. Un altro fattore che influisce sulla variabilità comportamentale, lo dico rapidamente, è un fattore, diciamo, epigenetico, ontogenetico, perché gli ormoni materni che la mamma, diciamo, trasferisce nel tuorlo e in parte anche nell'albume, nelle uova, e che hanno una variazione sistematica a seconda della sequenza di deposizione. Guardate qui, nelle nostre due linee di cincia allegre, quelle, diciamo, esploratori veloci e quelle lente, variava significativamente in questo modo curioso in funzione della sequenza di deposizione. Vi ricordo, la cincia allegra depone un uovo al giorno, dopodiché comincia ad incubare e si sviluppa l'embrione che poi ai suoi ormoni, quindi qui stiamo parlando di ormoni misurati nelle uova appena deposte. Vi lascio, diciamo, col punto interrogativo sulle eventuali funzioni e importanza di questo effetto, per passare a un'altra forma di variabilità che è stata trovata nei gheppi, nelle campagne intorno a Roma. Guardate questa coppia, queste coppie di gheppi, che alcune si nutrono a parità, diciamo, di disponibilità di preda, si nutrono quasi esclusivamente di rettili, alcune quasi esclusivamente per anni consecutivi di uccelli, e alcune quasi esclusivamente di mammiferi. Qual è uno dei ruoli importanti, delle conseguenze di questi comportamenti, soprattutto esplorativi e aggressivi, di certi individui? Sicuramente hanno un impatto sulla dispersione, ma anche, se vogliamo declinarlo su un problema attuale, sull'invasività di certe specie, di certe popolazioni, perché il comportamento aggressivo, il comportamento esplorativo sono chiaramente danno un impulso, diciamo, ai processi dispersivi e in ultima analisi delle espansioni di areale delle popolazioni. Qui abbiamo
diciamo, riassunto nelle varie fasi della dispersione, no? Vedete, partenza e stabilizzazione del nuovo territorio, questi tratti di comportamento, di personalità e il loro, diciamo, effetto in queste diverse fasi. E ci sono stati lavori recenti di grosso spessore che appunto hanno dimostrato empiricamente come questi tratti possono facilitare addirittura l'espansione di areale molto, molto rapidi. Chiudo nell'ultima parte, nel mondo che cambia. Il mondo che cambia rapidamente, la biodiversità comportamentale si scontra e in parte ha successo nelle sfide che il consumo di suolo, l'antropizzazione ci porta, che portano ad inquinamento acustico, inquinamento luminoso, termico, chimico, e a una reazione di eventuale paura o abituazione alle attività umane, che è misurabile con qualcosa che vedremo a breve, la distanza di fuga. Chiaramente ci sono risorse differenti negli ambienti urbanizzati, antropizzati, differenti distribuzioni spaziali, anche un minor valore nutritivo delle risorse alimentari. Sta di fatto che molte i nostri gabbiani urbani, l'ha accennato lei poc'anzi, ma qui vorrei, diciamo, ricordarvi un lavoro famoso, fu uno dei primi, che dimostrava su Nature che le cinciallegre, sempre il solito cinciallegre, in città cantavano con toni significativamente più alto, cioè il loro comportamento acustico cantavano a volume più alto fondamentalmente rispetto a quelle di campagna. Quest'altro esempio molto bello che ci dimostra come diciamo gli uccelli cantano al mattino presto, ma in città anticipano ancora quando è ancora notte. I merli cantano anche 5 ore prima dell'alba nel centro urbano rispetto a parchi e foreste. Quindi guardate che flessibilità comportamentale che hanno. E dicevo della distanza di fuga. La distanza di fuga è un parametro molto utilizzato negli uccelli perché mima il predatore e quindi una risposta dell'animale. E noi sappiamo benissimo che il gabbiano del Campidoglio si fa avvicinare, si fa fare le foto con i turisti quando torneranno o con chi va lì, mentre probabilmente il gabbiano che sta nell'isola di Giannuti non è che si fa avvicinare moltissimo. E questo è un metodo molto utilizzato, no? Quindi la distanza cosiddetta starting distance, la distanza di allerta e quella che è la vera e propria distanza di fuga. E una grossa analisi che è stata fatta, una meta-analisi, ha mostrato chiaramente come in ambiente rurale, in ambiente urbano le differenze sono sostanziali, cioè in ambiente urbano questa distanza di fuga è chiaramente inferiore. In 92 popolazioni, 92 popolazioni di uccelli. Non solo, altri studi hanno mostrato che in ambienti urbani la distribuzione delle personalità può essere differente, cioè gli individui più audaci sono più frequenti in zone trafficate con più auto o meno pedoni, e quelli più timidi in aree con meno auto e più pedoni. Quindi in sintesi è questa diversificazione comportamentale che è estremamente interessante e ci porta a trovare individui veramente sostanzialmente diversi nel fenotipo comportamentale tra la campagna e la città, diciamo detto in maniera proprio categorica, con tutti, diciamo, le vie di mezzo che ci possono essere. Ma volevo andare quasi in conclusione dicendo che questi ambienti quasi, sono quasi, andiamo in conclusione, non quasi in conclusione, perfetto. Ho finito. Si possono, sono un eccellente laboratorio per lo studio dei processi evolutivi e microevolutivi anche applicati alla biologia della conservazione. Questi sono i falchi urbani installati, che forse molti di voi conosceranno, i falchi pellegrini con le webcam, e questa è una stazione che con l'Università di Vienna e anche con studenti di Università della Tuscia abbiamo tutti gli anni, dove studiamo l'ecofisiologia delle migrazioni appunto degli uccelli. E quindi concludo. Grazie professor Cadere per aver introdotto almeno credo una parte di noi in questo mondo meno conosciuto degli uccelli con tante loro peculiarità.
Mi veniva da pensare che loro scambiano con il canto e la vocalizzazione invece che hanno, per esempio, gli ovini, le pecore e gli agnelli, diciamo, uno non penserebbe, ma c'è tutta una serie di studi che mettono in relazione madre con figlio e gruppi. Io per gli aspetti diciamo, di biodiversità stavo pensando che possiamo trattenere, al di là della conoscenza specifica di come si comportano gli uccelli, aspetti estremamente interessanti, la grande funzione che loro hanno nella biodiversità in quanto a trasmissione con i semi di piante diciamo, non solo sul territorio nel caso di foraggiamento, ma tra continenti con le migrazioni subsahariane che arrivano fino su al cos'è il Nibiru, arriva fino a su in Norvegia. E le cicogne, no? Da qui è nato il famoso l'arrivo, diciamo, arriva la cicogna quando nasce il bambino, per il fatto che quando finivano i lavori in agricoltura, diciamo, gli uomini riproducevano, per cui arrivavano le cicogne, arrivavano anche i bambini, cos'era in Germania soprattutto. Grazie. Adesso allora passiamo all'ultima relazione di Silvano Onofri, che ci parla anche lui di aspetti molto particolari che sono relativi dunque, dove stanno? Microrganismi straordinari, la ricerca della vita al di là della Terra. Il professor Onofri è l'ordinario di botanica sistematica alla Tuscia. E in particolare è coordinatore di molti progetti della European Space Agency per quanto riguarda studio anche dei licheni e funghi sulla Stazione Spaziale Internazionale, coordina un progetto nazionale di astrobiologia. Poi Salto Silvano è presidente della Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide, cosa che me lo fa un po' invidiare perché era un posto dove sarei sempre voluto andare, ma mi è impossibile, soprattutto perché sembrava possibile, il mio cardiologo mi disse ci sono diversi modi per suicidarsi, non so per quale ragione. Silvano, prego. E ti ringrazio Alessandro dell'introduzione e ti devo dire che la presidenza della Commissione Antartide significa fare un sacco di lavoro alla scrivania e l'Antartide sognarlo da lontano come fai anche tu. Però mi ricordo che tu andavi un periodo, no? C'è Sì, stato ho passato gli anni fatto dove tu stavi. sei spedizioni in Antartide negli anni passati ed è stata un'esperienza straordinaria che mi ha cambiato la vita e anche proprio la percezione della realtà, dell'immensità, la percezione di se stesso, insomma, è stata veramente una grande esperienza. Ringrazio l'Accademia dei 40, il suo presidente, ringrazio Enrico Porceddu e Alessandro per il cortese invito. Vado a condividere lo schermo e cambiamo scala. Non so se Sì, io vedo. vedete il mio schermo? Vediamo, vediamo. Sì. Allora, cambiamo scala perché parliamo di microrganismi, ma parliamo anche di universo. Cambiamo quota perché parliamo di microrganismi che stanno magari sottoterra e poi parliamo di Stazione Spaziale Internazionale, quindi 400 km al di sopra della superficie terrestre. Microrganismi straordinari. Allora, perché parliamo di microrganismi e parliamo della ricerca della vita al di là della Terra? Diciamo che possiamo, per introdurre, dire che se cerchiamo vita al di là della Terra, di solito andiamo a cercare tracce di vita microbica, perché è l'ipotesi. Per adesso l'unica ipotesi plausibile che possiamo fare. Allora, noi sappiamo che i domini della vita vanno dai batteri agli archea agli eucarioti e sappiamo che in tutti questi domini abbiamo organismi che riescono a vivere in ambienti estremi.
In effetti quella che, quello che limita o concede la possibilità di vita sulla Terra sono i fattori fisico-chimici ai quali gli organismi che noi conosciamo, organismi esistenti sulla Terra, possono adattarsi. E quindi diciamo che la pressione, il pH, la salinità, la disponibilità d'acqua ovviamente, la temperatura e le radiazioni sono delle condizioni fisico-chimiche che condizionano la presenza della vita. Ma non è per tutti uguale, perché se l'uomo ha dei limiti che sono, diciamo, nella mesofilia in generale, ci sono organismi invece che sono estremi, che sono estremofili o estremotolleranti. E allora queste sono l'elenco delle importanti caratteristiche che consentono o impediscono la vita, e però sappiamo che ogni organismo, sulla base appunto delle varie caratteristiche fisico-chimiche del suo habitat, può avere un minimo, un optimum e un massimo di sopravvivenza. E per quanto riguarda le definizioni, se noi parliamo dei microrganismi estremofili, possiamo dire che ce ne sono di termofili e ipertermofili, che resistono alle altissime temperature, al contrario psicrofili, che resistono, vivono in temperature molto basse, altri vivono a basso pH, alto pH, quindi acidofili, alcalofili, e la pressione idrostatica, esistono i barofili che vivono nelle profondità del mare, anche nella fossa delle Marianne a 11 km di profondità esistono dei microrganismi che riescono a vivere. Poi la salinità, gli alofili vivono in alta salinità, gli xerofili riescono a sopravvivere anche in condizioni di grande aridità, l'osmofilia e la radioresistenza sono altre caratteristiche che troviamo nei microrganismi. Allora possiamo distinguere gli organismi estremofili ed estremotolleranti, e queste definizioni ci dicono che alcuni organismi, e io qui sto parlando essenzialmente di microrganismi, possono vivere solo in condizioni che sono vicine ai limiti delle possibilità di vita, mentre altri vivono anche in condizioni ordinarie, però riescono a sopportare, quindi a tollerare, quindi parliamo sia di estremofili che di estremotolleranti. Per i nostri scopi sono quasi ugualmente interessanti, perché riescono sempre a sopravvivere almeno in condizioni estreme. Condizioni estreme ci portano ad ambienti estremi. Questa rappresentazione che dobbiamo a Donato Giovannelli, un giovane collega di Napoli, ci elenca tutta una serie di ambienti estremi che fino a non moltissimi anni fa venivano considerati impossibili per la vita, e che invece oggi sappiamo, grazie anche alle tecniche omiche che ci consentono di rilevare la presenza di microrganismi anche laddove non si riesce a rilevarli coltivandoli, perché non riusciamo a ricreare le loro condizioni, ma insomma noi sappiamo che tutti questi ambienti, ambienti straordinari, sono ambienti che possono essere colonizzati. Per esempio nelle zone di subduzione, dove la crosta oceanica va a finire sotto e va a immergersi nel mantello terrestre, lì abbiamo dei microrganismi che riescono a vivere. Ci sono dei laghi anossici, dei depositi di acque salatissime, ipersaline, al di sotto del mare, e lì ci sono microrganismi. Negli impianti nucleari vivono microrganismi, e via di seguito. Quindi ecco, questa può essere così una rappresentazione di alcuni ambienti. Io ho questa striscia dei presenti, la vedete anche voi, che copre parte della presentazione o no? Vabbè, niente. Può minimizzarla? Noi non la vediamo, va bene. Ah, va bene, va bene. Va bene, comunque, questi, diciamo,
sono le condizioni naturali in cui si trovano alcune condizioni estreme, e questi sono alcuni esempi di ambienti estremi. Per esempio qui è il Rio Tinto spagnolo, che è molto ricco di ossidi di ferro e altri inquinanti che provengono dalle miniere, che è molto studiato dall'Istituto Nazionale di Tecnologia Spaziale di Madrid come analogo di ambienti extraterrestri. E poi altri ambienti come per esempio il lago Vostok, come le valli secche dell'Antartide. Qui vediamo il Grand Prismatic Spring di Yellowstone Park, e poi per gli ambienti estremamente aridi vediamo valli secche dell'Antartide oppure il deserto del Mojave. Allora, questa è una vecchia immagine che ci dice una varietà di procarioti, no? Con batteri, archea e cianobatteri. Molti degli estremofili che noi conosciamo si situano fra i procarioti. E esistono dei record assoluti di capacità di vita e di sopravvivenza nell'ambito dei procarioti, e qui abbiamo due esempi, il Pyrobolus fumari e Gemma Barossi. Sono due procarioti del dominio degli archea e hanno delle capacità straordinarie. Il Pyrobolus fumari è in grado di vivere e riprodursi, e quindi di avere riproduzione cellulare a 113 gradi. E poi il Georgemma Barossi, o strain 121, insomma il ceppo 121, che è in grado di crescere a 121 gradi, che è la temperatura che si usa per la sterilizzazione in autoclave sotto pressione di vapore. Quindi diciamo che lui può vivere dove si ritiene che si possa eliminare totalmente la vita con la sterilizzazione totale. Pyrobolus fumari, eccolo qui, una immagine al microscopio. Il microscopio elettronico. Un altro straordinario microorganismo è il Desulforidis audaxviator. Questo è stato scoperto nelle miniere del Sudafrica a 3000 metri di profondità. Che cosa fa questo procariote, questo batterio? Che è in grado di vivere mangiandosi le radiazioni del decadimento dell'uranio che vengono prodotte dall'uranite che si trova in queste profondità terrestri, a temperature che sono vicine ai 100 gradi, sono temperature straordinarie e situazioni straordinarie. E questo è lo straordinario metabolismo di questo microorganismo, che di fronte alle radiazioni, alla radioattività, invece di morire come succede alla gran parte degli organismi, è in grado di mangiarsele. Poi alcuni organismi sono alofili straordinari. Questo è l'Holobacterium salinarum, che vive nelle saline durante la concentrazione del sale. E vedete che questa colorazione porpora poi viene trasferita appunto anche nelle vasche delle saline. Allo Quadratum Wasbi, questo è straordinario. C'è stato il Wasbi che nell'80 era con la moglie nella penisola del Sinai, sul Mar Rosso, e ha visto sulle pozze di marea dove il sale, l'acqua evaporava formandosi questa salamoia, ha visto che c'era una stratificazione molto strana. E ovviamente, essendo un grandissimo microbiologo, ha avuto un'intuizione, ha cominciato a studiare al microscopio e ha trovato su queste pozze, dove c'è una salamoia quasi solidificata, c'è uno strato sottilissimo, un monostrato di batteri che hanno le cellule che sono quadrate e che vivono appunto monostratificate in una salinità straordinaria, perché siamo a livello di ipersaturazione di soluzione salina.
ma passo agli eucarioti, e quindi diciamo che anche tra gli eucarioti ci sono molti organismi che sono in grado di vivere in condizioni di salinità molto alta. E tra questi, ecco, ci sono tra i procarioti, ho selezionato qualche microorganismo, per esempio alcune alghe verdi che vivono a temperature di 0 gradi, questo è il Chlamydomonas nivalis che genera quel fenomeno delle nevi colorate, e poi ci sono i funghi che possono essere acidofili, questi sono un paio di esempi di funghi che vivono a pH che è vicino a 0. E questa è un'altra, l'ortea acidofila, anch'essa vive a pH 0,6. E poi i funghi anche, che sono poi il principale interesse mio personale, scientifico, sono anche gli organismi che sono in grado di vivere a più bassi valori di attività dell'acqua, perché sono in grado di vivere a contatto, diciamo, con le cellule a contatto, con ambienti molto secchi, e il record ce l'abbiamo nella Morphotheca resine, che è un fungo ascomicete che riesce a crescere e a riprodursi, è un iperxerofilo con un'attività dell'acqua di 0,68. Significa che con un'umidità ambientale appunto di inferiore al 70% riesce a riprodursi, e quindi cresce anche nei serbatoi degli aerei, per esempio, perché è in grado di metabolizzare metabolizzare il cherosene. Insomma, è un fungo molto speciale. E un altro fungo speciale che resiste molto alle radiazioni, e questo è l'argomento che forse ci interessa di più a questo punto, è questa Alternaria alternata, che è straordinariamente radioresistente. Però vi dico anche che questo che vedete al centro, che si chiama Cladosporium cladosporiolis, una muffa estremamente comune, recentemente è stato dimostrato, nel 2008 la collega Dadaciova a New York ha dimostrato che questo fungo è soggetto a un fenomeno di radiostimolazione, cioè soggetto a raggi gamma, cresce più velocemente, ed è stato isolato questo ceppo nella zona contaminata di Chernobyl anche dalle spaccature che ci sono sul sarcofago di Chernobyl. E fra l'altro questo fungo contribuisce alla degradazione del sarcofago di Chernobyl, quindi con anche una funzione purtroppo molto negativa nei confronti della protezione di quel terribile nucleo che sta ancora emettendo radiazioni a Chernobyl. Noi abbiamo molta attenzione sul Chiomyces antarcticus, che è un fungo che studiamo da anni, che viene dall'Antartide e che si è dimostrato resistentissimo anche in ambiente spaziale, resistente alle radiazioni, resistente all'aridità, resistente a qualsiasi tipo di stress a cui l'abbiamo sottoposto. Questa è una diapositiva che ci parla un po' di tutti i limiti, ma su questa scorrerei, perché questi sono i limiti conosciuti oggi come oggi dei vari microrganismi nei vari ambienti per le varie condizioni fisico-chimiche di cui parlavamo prima. E qui vorrei molto brevemente introdurre il concetto di abitabilità. Questo sempre Donato Giovannelli ha fatto questo interessante diagrammi. E quali sono questi diagrammi? Cosa ci dicono? Ci dicono quali sono le condizioni in cui possiamo trovare la vita sulla Terra, e quindi riguarda la temperatura, riguarda la salinità, riguarda la pressione, riguarda l'acidità o basicità, quindi riguarda il pH. E poi condizioni conosciute di altri corpi celesti e il raffronto tra i punti di sovrapposizione ci danno le possibilità di sopravvivenza o di vita in altri corpi celesti,
che sono qui del nostro sistema solare rispetto a quello, alla vita che noi conosciamo sulla Terra. Guardate che non è banale, perché fino a pochissimi decenni fa i limiti che conoscevamo della vita sulla Terra erano molto più stretti, e quindi questa sovrapposizione, possibile coincidenza di condizioni terrestri ed extraterrestri è una novità scientifica degli ultimi anni. E lo studio degli ambienti estremi e dei microrganismi in ambienti estremi ci consente di pensare alto e di immaginare o di andare a cercare segni di vita passata, fossile o presente su altri corpi celesti. Un brevissimo accenno, gli astrofisici cercano anche pianeti simili alla Terra su altri sistemi solari nella nostra galassia, e questo è un campo straordinariamente affascinante che sta avendo molto sviluppo nell'ambito dello studio dell'astrobiologia, ma di cui non ho tempo di parlare, quindi appena un flash. Allora, il concetto è che noi per studiare la vita al di fuori della Terra andiamo a studiare ambienti estremi, facciamo esperimenti di simulazione con apparecchiature molto sofisticate per vedere se i microrganismi che vivono in ambienti estremi possono sopravvivere anche in condizioni al di là dell'estremo terrestre, poi andiamo in bassa orbita terrestre, quindi soprattutto stazione spaziale, esperimenti sulla stazione spaziale, e poi da tutto ciò si desume che cosa bisogna fare per l'esplorazione planetaria, e quindi per esempio i rover che stanno attualmente passeggiando su Marte. Antartide, ecco, per me, come abbiamo detto prima, ambienti estremi modello sono soprattutto Antartide. Un esempio, i laghi subglaciali che vengono considerati, questo è il lago di Vostok, 3,5 chilometri di ghiaccio sopra, acqua sotto, acqua liquida, sicuramente vita presente almeno nel ghiaccio di concrezione al di sopra del livello del lago, e esempi che ci servono per andremo ad esplorare, per esempio, Encelado, che è una luna di Saturno, dove si dimostra, sappiamo che c'è un nucleo roccioso, c'è un grande oceano, uno spessore di ghiaccio e poi geyser attivi, e quindi attività vulcanica, che, come sappiamo, dove c'è attività vulcanica, poi in qualche maniera di solito la vita riesce a svilupparsi. Valli secche dell'Antartide, la zona più arida del mondo è qui, e i geologi ci dicono che in alcune zone dell'Antartide forse non precipita nulla, neve essenzialmente, da forse milioni di anni. Valli secche dell'Antartide sono uno straordinario esempio per la ricerca di vita su Marte. Questo è Curiosity. E questa è una valle secca di McMurdo in Antartide. Devo dire che Imre Friedman negli anni 80 ha scoperto in Antartide, questo è Imre Friedman, un grandissimo biologo del secolo scorso, ha scoperto che ci sono microrganismi che vivono all'interno delle rocce dell'Antartide, in una condizione dove nessun altro organismo riesce a vivere. E allora lui mi indirizzò a questo, dice: questi sono analoghi di Marte, questi microrganismi sono dei modelli per cercare la vita al di là della Terra. E io ho cominciato un po' a interessarmi di questo argomento, e quindi ho cominciato a studiare l'astrobiologia, che è una branca della scienza abbastanza nuova, che parla di come si è originata la vita sulla Terra, al di fuori sulla Terra, oppure al di fuori della Terra, oppure la ricerca di vita al di fuori dell'ambiente terrestre, e anche qual è il futuro della vita sul nostro pianeta. Devo dire che l'astrobiologia europea nasce dagli esperimenti di Gerda Horneck,
Gerda Horner, che è stata la mia maestra per lo studio dell'astrobiologia, perché lei ha avuto una sfortuna. Ha mandato delle spore di Bacillus subtilis su questo satellite artificiale che doveva rientrare dopo poco sulla Terra. Volevano vedere la sopravvivenza. Stiamo parlando del... Stiamo parlando di anni 80, in effetti. E che è successo? Che non sono riusciti a riportarlo giù prima di 6 anni. E la cosa straordinaria è che questo batterio era sopravvissuto. E lì è nata la microbiologia spaziale, perché questo risultato straordinario ha portato molti appassionati di scienza, molti scienziati ad occuparsi di questi argomenti. E ha accennato prima Alessandro, l'Italia sta attualmente finanziando un progetto di astrobiologia nazionale che coinvolge il Consiglio Nazionale di Ricerca, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, la Scuola Normale di Pisa, il CNR, l'Università della Tuscia, altre università. Insomma, è un progetto di cui mi sto occupando e che sta dando ottimi risultati. Allora, si passa da ambienti terrestri, quindi alla stazione spaziale. E questo è un astronauta che sta lavorando all'esperimento che facemmo nel 2008 e in quell'occasione, usando il nostro modello, il nostro organismo test, cioè questo microfungo che viene dalle profondità dall'interno delle rocce delle valli secche dell'Antartide, è riuscito a sopravvivere per 18 mesi all'esterno della stazione spaziale. Radiazioni, vuoto quasi assoluto e quindi condizioni praticamente al di là dell'estremo terrestre, ed è sopravvissuto ed è tornato vivo. Era sotto forma essiccata. Noi dicemmo che in condizioni marziane questo fungo poteva sopravvivere. Questo ebbe un certo successo, anche Nature l'ha messo tra gli highlight del 2015, e qui vedete Gerda Horneck insieme al sottoscritto all'Agenzia Spaziale Europea al ritorno del modulo espositivo dallo spazio, e quando appunto ritornarono non solo i nostri microrganismi, ma anche dei batteri, anche dei licheni, tornarono vivi da questa avventura spaziale. E anche lì c'è stato un piccolo tassello in più sulla possibilità anche da parte di organismi più complessi come gli eucarioti fungini di sopravvivere, la possibilità di sopravvivere in queste condizioni sulla Stazione Spaziale Internazionale. E poi siamo passati anche a studiare le biofirme. Che cosa significa? La vita lascia delle tracce quando scompare, oppure lascia delle tracce anche quando c'è ma non si riesce a trovarla. E allora abbiamo fatto un esperimento sulla stazione spaziale, questo però con Roscosmos, quindi con gli astronauti russi, per vedere quali tracce. Sta per finire il tempo. Sì, ma finisci pure. Sì, ma un paio di minuti. No, ma vai pure. Penso che tutti abbiano piacere a sentire queste cose che normalmente, diciamo, non vengono ascoltate. Io un po' le seguo su Science, sulla rivista Le Scienze, quindi sono affascinanti. Quindi in modo ragionevole vai pure a... Sto finendo, ti ringrazio. No, dicevo, allora, noi ci siamo rivolti a questo argomento delle biofirme, perché appunto noi sappiamo che la vita, anche la vita microbica, lascia sempre delle tracce, che possono essere dei microfossili, che possono essere delle molecole particolari che sappiamo di essere di origine biologica. E quindi per dare alle prossime missioni di esplorazione spaziale un riferimento metodologico e anche analitico per vedere che cosa si può trovare, per esempio andando a trivellare il suolo di Marte o le rocce, ad analizzare le rocce di Marte, la domanda era: noi sappiamo che alcune sostanze dovrebbero essere di origine biologica, ma
In un ambiente radiativo spaziale queste sostanze rimangono inalterate oppure vengono modificate? Da qui questi esperimenti di vedere sia i microrganismi sia alcune sostanze test come reagiscono all'ambiente spaziale per dare un quadro di riferimento analitico alle analisi che poi si faranno durante l'esplorazione spaziale, che si stanno facendo durante l'esplorazione spaziale di altri pianeti, soprattutto Marte, devo dire, in questo caso. E quindi questo esperimento Biomex, appunto, che ha esposto vari organismi e varie sostanze per 16 mesi al di fuori della stazione spaziale e poi vari metodi analitici per vedere queste sostanze se sono analizzabili e se e come si sono modificate, per dare biblioteca di riferimento per i risultati che poi verranno o stanno venendo già dalle esplorazioni spaziali. Per esempio, queste sono delle analisi di spettrometria Raman, di spettroscopia Raman su una sostanza molto diffusa in natura, che è la melanina, e che noi proponiamo come biofirma da analizzare, e abbiamo visto che essenzialmente le radiazioni alla melanina non fanno nulla, e quindi gli spettri analitici della melanina che abbiamo ottenuto potrebbero essere trovati dallo spettroscopio Raman che è montato su ExoMars, che dovrà andare nel 22 per l'Agenzia Spaziale Europea ad esplorare Marte. E quindi appunto esperimenti sia di simulazione terrestre sia in bassa orbita terrestre e potenzialmente quando sarà pronta la nuova astronave internazionale Gateway anche in orbita lunare, e poi quando sarà pronta il progetto Artemis avrà realizzato la base lunare dove anche gli astronauti vivranno, ecco, lì si potranno fare esperimenti per poter vedere che cosa succede ai microrganismi, per vedere che cosa succede alle biofirme, che siano esse morfologiche o chimiche, e poi usare tutto questo per analizzare i campioni che ci torneranno anche, perché Perseverance poi spedirà dei campioncini di Marte sulla Terra, oppure il rover dell'Agenzia Spaziale Europea Rosalind Franklin, che speriamo, rimandato dal 16 al 18, dal 18 al 20, dal 20 al 22, speriamo che possa andare su Marte e trivellare per 2 metri il suolo marziano e poi analizzare con vari sofisticati strumenti, analizzare e mandarci poi degli spettri di analisi che confronteremo con quelli che abbiamo ottenuto nelle condizioni terrestri e spaziali simulate oppure direttamente in orbita terrestre. Bene, penso di essere quasi nel tempo, grazie per l'attenzione e passo la parola al nostro chair. Grazie. Bellissimo Alessandro. Grazie a te Silvano per questa bellissima relazione fuori dall'usuale, o almeno per me. Mi ha fatto venire alla mente quel trattato di Burrough, Il principio antropico. Nelle premesse mi pare che dicesse appunto: non ha senso parlare dell'universo se non c'è qualcuno che ne possa parlare. Questi ne siamo noi, e siamo noi come risultante di questo processo enorme evolutivo basato appunto sulla biodiversità, che ha portato da microorganismi quali quelli che tu hai descritto e sono stati descritti anche ieri a poter sviluppare una forma di vita per un organismo intelligente quale è quello appunto dell'uomo, della specie umano, almeno l'ultimo di questa filogenesi che ha portato all'Homo sapiens sapiens. Io mi fermo a questo punto, ringrazio tutti quanti i relatori e chiedo la loro disponibilità appunto per rispondere alle domande che mi auguro e penso siano
abbastanza numerose e molto mirate. Chi vuole intervenire, credo che il sistema automaticamente mette in evidenza chi accende, alza la mano e fa il suo intervento. Non ci sono interventi? Sembrerebbe di no. Sembrerebbe di no. Allora, io avevo fatto una domanda all'inizio a Paolo Aimone dicendo: per favore mettila da parte, rifletti frattanto e poi ci dirai qualcosa per quanto riguarda... Scusate, dunque mi ricordo che facevo riferimento alla, agli aspetti delle specie che possono eventualmente essere di serbatoio nel caso nel quale dovessimo avere difficoltà nelle specie, nelle poche specie che oggi l'umanità utilizza per le proprie esigenze. Ti ricordi, sì, Paolo, questa domanda? Beh, allora, in due parole devo dirti, speriamo di non averne bisogno prima di tutto. Di non averne? Di non averne bisogno, di non aver bisogno di nuove specie, perché siamo stati in grado, saremo in grado di conservare una sufficiente variabilità nelle specie allevate, così da poter o muovere razze o utilizzare la selezione per adattare le specie che abbiamo alle nuove condizioni. Comunque abbiamo diciamo una, abbiamo 36 specie che sono state addomesticate, più circa 18 specie di mammiferi e 16 specie di uccelli e poi una specie di mammiferi che è un ibrido tra due specie e una specie di uccelli che è un ibrido tra due specie, per cui ne abbiamo poche, ma un po' ne abbiamo, e alcune tipo dromedario, cammello, per esempio, sono adattate, adesso si stanno studiando tantissimo per la loro capacità di adattamento a climi estremi. Nel caso di necessità siamo in grado di domesticare altre specie ed eventualmente selezionarle in modo molto veloce grazie a questi nuovi strumenti. Se, io avrei una domanda per il professor Apollonio, se posso. Allora, Marco Apollonio aveva lezione, mi ha mandato un messaggio, alle 12.30 sarebbe ritornato. C'è Marco? Ci sono. Ecco. No, allora, è stata molto interessante, tutte molto interessanti. No, volevo sapere invece qualcosa che per quel che riguarda l'orso, che anche è in corso di ripopolamento, soprattutto nelle Alpi. Sì, volentieri. Tra l'altro, veramente ho trovato molto, molto bella la sua, perché è stata una cosa di un interesse... Io devo parlare con lei, tra l'altro, una casa in Barvendena, quindi mi ha incluso. Ah, benissimo. E avendo la casa in Guarendena ho seguito la questione orso ed è una cosa di cui mi sono occupato un po' per la provincia di Trento, ma la situazione dell'orso in Italia è la seguente: noi abbiamo ancora un nucleo appenninico con caratteristiche molto particolari riconosciuto come sottospecie che diciamo lotta per non scomparire, per così dire, e che ha ancora una consistenza di alcune decine di individui. Sulle Alpi abbiamo avuto una estinzione funzionale alla fine degli anni 90, perché ne sono rimasti solo 3 individui dello stesso sesso e molto avanti negli anni, e è stata fatta una reintroduzione con esemplari provenienti da Slovenia che ha avuto un grande successo. È stata la reintroduzione probabilmente di carnivori che ha avuto il maggior successo a livello europeo, nel senso che è una cosa stata notevolissima. Purtroppo la gestione successiva non è stata a livello della reintroduzione, perché per una questione di mancanza di comunicazione essenzialmente con la popolazione, alcuni episodi spiacevoli di diciamo incidenti tra uomo e orso hanno contribuito a creare un clima per cui la popolazione ha cambiato completamente opinione. Immagini che a una indagine fatta prima della reintroduzione c'era il 70% della popolazione locale a favore. Quando ci siamo occupati di questa cosa con un collega per la regione, per la provincia autonoma, nel 2011, si era invertito. Il 70% era contrario e il 30% era favorevole. Ma dal punto di vista ecologico la cosa ha avuto un successo straordinario. Infatti è una popolazione
che sta sfiorando gli 80-90 capi, che per un mammifero con un tempo di generazione di quel tipo è un successo notevole, insomma, che testimonia che l'ambiente è ancora integro e c'è. C'è un problema di capire come prendere le rispettive misure, anche al di fuori delle ideologie, insomma. Cioè la capacità di capire che se un orso è pericoloso va rimosso, fine. Perché a me interessa la popolazione, non mi interessa quell'unico individuo, anche se poi abbiamo persone che si mettono le magliette e fanno le manifestazioni, insomma. Perché poi le persone che abitano lì finiscono per determinare la fortuna di quella popolazione, ovviamente, perché sono tutti i giorni nei boschi. Grazie. Una riflessione alla risposta di Paolo Aimone e a questo vostro chiarimento, in modo tale che eventualmente può riflettere qualcun altro su eventuali precisazioni o contributi da apportare. Per quanto riguarda Paolo, la sufficienza delle specie che noi oggi utilizziamo, accettiamola, possiamo ritenerla soddisfacente, però la domesticazione continua più lentamente di quando non sia stata a partire dai 10.000 anni, ma proprio i camelidi ai quali tu facevi riferimento i camelidi del Sud America, sembrerebbe che se ben ricordo è l'unica specie del continente americano ad essere domesticata, perché le altre, quelle più utilizzate, sono tutte quante eurasiatiche, le 13-14 molto più utilizzate. Poi c'è per esempio il capibara. Il capibara è di domesticazione ancora non ultimata, ma abbastanza interessante. In Sud America lo si utilizza. Il capibara non credo che più o meno lo conosciate tutti, no? A vederlo sembra un po' una specie di suino, è un roditore, ma di dimensioni abbastanza ragguardevoli. Ora, è vero che noi abbiamo queste specie e che siamo in grado di poterle selezionare in modo tale che rispondano alle diverse modificazioni di tipo climatico che possono determinarsi. Allo stesso tempo, sarebbe bene porre attenzione alle caratteristiche di altre eventuali specie, perché questo darebbe una maggiore garanzia a una popolazione umana che è in espansione incredibile, anche se i demografi umani prevedono intorno al 2100 poi una flessione dell'intera consistenza. Ma credo che proprio tu abbia indicato anche l'aumento di consumo delle popolazioni mondiali di alcuni continenti, in particolare Africa e Asia, per cui la richiesta di proteine, per esempio proteine animali, sarà enorme, e difficilmente i vegani si diffonderanno tanto da limitare l'utilizzo di proteine animali e far ricorso soltanto alle proteine vegetali, anche perché alla fine, se si va a vedere la quantità di acqua necessaria per produrre unità di proteina del mondo vegetale e molto animale, rapportato proprio al valore calorico, al valore proteico, non è poi così enorme. Per cui stare all'erta per vedere nuove specie che possano essere disponibili, in particolare per esempio alcune dell'Africa, non sarebbe male. Un'altra riflessione che mi veniva dalla relazione proprio di Apollonio è la velocità enorme con la quale le popolazioni animali riprendono le loro consistenze, la loro densità demografica, nel momento nel quale sono lasciate a se stesse, ovvero sono in parte protette, appunto perché i predatori ancora non hanno potuto svilupparsi in parallelo. Questo farebbe pensare che i fenomeni in atto dei cambiamenti climatici ancora non si sono espressi appieno per quanto riguarda l'effetto sulla capacità riproduttiva e di adattamento alle modificazioni ambientali. Invece è da riflettere su quello che può avvenire sulle popolazioni animali molto più selezionate,
perché se realmente si raggiungerà l'aumento di 2 gradi, tra i 2 e i 3,5 gradi, alcune specie non sono escono fuori dalla loro zona di comfort termico, e intervenire per via energetica a condizionare gli ambienti può diventare un bel impegno per quello che è il problema a fronte delle emissioni di gas clima, di consumo di energia e di emissioni di gas climalteranti. C'è nessuno che frattanto allora ha maturato l'esigenza di qualche precisazione? C'è una domanda da parte del professor Sbordoni. Ok. Se posso dire, c'era prima il professor Alleva che si è prenotato da tempo. Perfetto. Chiedo scusa. Ah, benissimo. Vengo prima anche in ordine alfabetico, scusami Valerio. Io volevo, sono diventato un afficionato di questo cineforum dell'Accademia dei 40, compresa la conferenza di Valerio Sbordoni, quindi mi volevo prima di tutto congratulare con Enrico Porceddu e con l'amico Annibale Mottana, e devo dire che ho imparato tantissime cose. Straordinari i punti di vista di carattere etico, antropologico, culturale e anche sociologico, appunto, della gestione degli ungulati, comprese le tradizioni venatorie. Io mi cimento quotidianamente su questo tipo di problemi anche con la stampa, ed è un problema bellissimo. L'adattamento dei microrganismi estremofili nei serbatoi degli aerei, microrganismi che si nutrono di radiazioni, sono tutte cose che ho imparato e nemmeno sospettavo. Però volevo chiedere invece alla prima conferenza di Aimone due piccole osservazioni. La prima è nella diapositiva delle varietà che scompaiono, c'era dentro, ma forse perché c'erano tutte le specie, anche gli struzzi e le rondini, non so se esistano varietà di struzzi. So che sono in realtà commercializzati anche per la carne, ma volevo semplicemente fare un'osservazione che riguarda l'ossitocina, che è riuscita anche come determinanti genetici, perché l'ossitocina, oltre a ovviamente la lattazione con la prolattina e il parto, che è un altro punto importante, è stata riconosciuta negli ultimi decenni almeno come un regolatore di comportamento sociale. E addirittura ci sono esperimenti di psicanalisti umani che spruzzano ossitocina perché è considerata e denominata prosociale, quindi aiuta la formazione del gruppo, e poi sono venduti, con alterne vicende scientifiche, degli spray per cani in maniera tale da renderli più sociali. Quindi mi chiedevo quanto all'interno di una selezione artificiale, in cui per esempio i gruppi e la distanza interindividuale, la famosa anche distanza di fuga di cui ha parlato Claudio Carrere per gli uccelli urbani, in realtà magari anche insieme all'aumento della lattazione, quanto anche una maggiore gestibilità grazie al fatto che gli animali possono stare per esempio più vicini o comunque essere meno timidi nei confronti della specie umana, potrebbe spiegare questo picco soprattutto che ho visto nei geni dell'ossitocina. Certo, grazie per la domanda. Sì, e l'ossitocina è anche, diciamo, un effetto di attaccamento tra madre e figlia, insomma, tra vitello e madre. Chiaramente, sì, sono assolutamente d'accordo. Allora, devo dire che quel segnale deriva dal confronto tra rendina, ma anche tra tutte le razze alpine e tutte le altre razze che abbiamo identificato nel resto dell'Europa, quindi razze di pianura, razze
Esiste un differente, diciamo, comportamento delle diverse razze nei confronti dell'uomo. Per esempio, le razze, alcune razze del centro Italia, la maremmana, è chiaramente una razza che è molto meno domestica, se diciamo così, rispetto ad altre razze, tipo anche solo la rendena, che è molto più docile da questo punto di vista. Penso che però quel segnale anche non sia spiegabile appunto da questo punto di vista, perché sono state raggruppate una serie di razze confrontato con un'altra serie di altre razze. Comunque l'ipotesi è interessante, potremmo effettivamente testarla suddividendo in questo caso le razze in funzione della loro, del loro comportamento. Non ho, per cui, insomma, questa è... Grazie a lei. Io posso raccontare che sulle tracce del lupo, quando ero studente universitario con lo Gino Contoli, abbiamo avuto delle avventure proprio a Tolfa, a nord di Roma, con i maschi della razza maremmana, che erano piuttosto, come dire, aggressivi. Sì. Quindi ricordo anche questa parte. Comunque l'attaccamento madre-figlio... La velocità dell'uomo è maggiore di quella del toro. L'attaccamento madre-figlio è una cosa in effetti importantissima per l'allevamento, perché soprattutto in condizioni di cattività. Peraltro io ho assaggiato il capibara ed è buonissimo, ma no, spero che non registrate questa parte. Grazie a lei. Bene, grazie al professor Alleva. Claudio, lei c'ha la lista delle richieste per ordine. Chi seguiva? Avevo chiesto io la parola. Volevo chiedere una cosa molto puntiforme al professor Onofri. È Valerio Sbordoni che cerca di parlare. Sì? Non si sente bene, la voce è molto bassa. Non si sente? Adesso si sente? Di più, non molto. Chi è? Sbordoni, Valerio Sbordoni. Ok, perché non vedo la scritta. Allora, volevo dire... Prego, prego. Volevo chiedere a Onofri, sono sempre stato affascinato dalla possibilità di una vita... nascosta sotto il lago Vostok in Antartide. Volevo sapere, oltre a questi cianobatteri, quanto gli strumenti a disposizione, i carotaggi fatti, hanno la possibilità di verificare la presenza di eucarioti più evoluti? Parlo per esempio, sono molti crostacei sotterranei, anfipodi, che so io, remipedia, c'è tutto un mondo possibile in queste acque che sono vecchie di milioni di anni. E voglio sapere a che punto stanno le ricerche su questo, se si può escludere del tutto la possibilità di vita di taxa più evoluti, diciamo. L'audio, no, escludere del tutto non si esclude del tutto, perché si cerca. E comunque quello che si sa per adesso nei laghi subglaciali dell'Antartide è che soprattutto quello che è stato analizzato è quello che viene definito il ghiaccio di accrezione, pressure ice, cioè quella sorta di granita che si forma nel punto di contatto tra l'acqua e la superficie inferiore di questi 3 km e 600 metri di ghiaccio. E le analisi che sono state fatte hanno dato dei risultati che sono, dal punto di vista della genomica, hanno dimostrato la presenza di un gran numero di procarioti e poi anche la presenza di qualche eucariote, però nulla più di questo.
quindi poi ci troviamo in un ambiente che è assolutamente buio, un ambiente che dovrebbe essere teoricamente isolato da milioni di anni, ma che poi praticamente non sappiamo, perché sappiamo che ci possono essere anche degli scambi, perché nello spazio tra continente antartico, quindi continente roccioso e ghiaccio, anche dovuto alle temperature che vengono dalle profondità della Terra, noi abbiamo uno strato, seppur in alcuni punti molto sottile, di acqua liquida. Quindi teoricamente nelle aree geologiche ci può essere stato scambio di acqua, ma anche di microrganismi tra il mare e i laghi subglaciali che si trovano a migliaia di chilometri di distanza dal mare. Devo dire che l'esplorazione dei laghi subglaciali ha avuto ovviamente un rallentamento dovuto alle questioni di protezione, perché andare ad esplorare un lago subglaciale facendo una trivellazione che utilizza anche degli idrocarburi per riuscire a far penetrare le sonde, le trivelle, insomma, è qualcosa che va fatto con molta attenzione. Quindi diciamo che i russi, che sono un po' più audaci, diciamo, di solito degli europei e degli americani, hanno fatto dei campionamenti in questi laghi, anche se era stato dato dalla comunità scientifica un forte segnale di attenzione e di prudenza per paura di contaminare in maniera chimica o anche biologica questi scrigni straordinari di esistenza di vita microbica. Comunque la vita microbica è dimostrata, però solo quella. Altre domande? C'è una domanda da parte del professor Carrere. Eccomi, sì, se c'è tempo, grazie. Io volevo fare una domanda al professor Apollonio. Salve Marco. È una considerazione, una domanda eventualmente riguardo un argomento che non conosco bene, ovviamente, però che mi incuriosisce e di cui si parla molto, che hai accennato alla fine della tua presentazione quando parlavi dei lupi. Degli ibridi con i cani. La mia domanda è la seguente, diciamo che mi viene da dire, mi verrebbe da ipotizzare, diciamo così, che diciamo, cani e lupi convivono in qualche modo e sono in contatto, almeno ipoteticamente, da millenni. È un fenomeno questo, quindi che in fondo il lupo attuale, qualcosina del cane ce l'ha comunque, mi verrebbe da dire. Ora non so se questo sia provato, però diciamo, la domanda è questi fenomeni che adesso per il fatto che li studiamo e l'espansione eccetera, li stiamo sopravvalutando o è effettivamente un fenomeno reale di cui dobbiamo veramente stare attenti? Ecco, questo mi viene detto. Intanto ciao, mi fa piacere di vederti dopo un sacco di anni che non ci vediamo. Siamo un tantinello più grigi, soprattutto io, ma comunque. No, dunque, il problema che poni è reale, nel senso che ovviamente noi stiamo parlando di una specie selvatica del suo equivalente domestico, quindi è ovvio che c'è un legame che è dettato semplicemente dal fatto che uno è la derivazione dell'altro. Soltanto per una razza di cane africano si ritiene che forse possa entrarsi in qualche modo lo sciacallo dorato, ma per tutto il resto che abbiamo è certo che stiamo parlando di lupi trasformati. Ora, quello che tu dici è verissimo, e cioè un certo livello di contatto c'è sempre stato e probabilmente un minimo di introgressione è immaginabile. Tant'è che anche nella situazione attuale, in cui la cosa è, diciamo, estremamente vistosa, perché proprio ti dico, ci sono dei branchi in cui tu vedi, noi abbiamo catturato dei lupi che erano color Labrador chiaro, al di là della genetica che ovviamente veniva fatta e ti dava una percentuale di genoma canino del 10, 15, fino agli F1, ovviamente 50% giù di lì. C'è chiaramente una traccia di questo, soprattutto in popolazioni di lupi che hanno vissuto in zone molto densamente popolate da esseri umani, soprattutto, diciamo, capillarmente,
occupate, perché l'Italia del Settecento era un posto dove tu dovunque mettessi un piede trovavi qualcuno che coltivava qualcosa, ed era la cosa anche che valeva per l'Italia dell'Ottocento. Quindi c'è traccia di questa antica introgressione. Il problema attuale è che, da un lato, che la veloce espansione del lupo in Italia ci ha portato a una situazione in cui le possibilità di contatto sono molte di più. E quindi, in conseguenza, il fenomeno è diventato più importante. Con un'altra questione, cioè che mentre in realtà il tasso assoluto di ibridazione non è altissimo, in altre parole, gli F1 sono rari, e noi ne abbiamo trovati pochissimi lavorando sul lupo in modo abbastanza intenso. Quello che è diverso adesso è che la diluizione di genoma canino nel genoma della forma selvatica è impedita dal fatto che il numero di ibridi è aumentato, per cui sostanzialmente ci sono sempre più spesso casi di coppie ibride, in cui questo fenomeno, diciamo, di diluizione non può avvenire, quindi si fissa in qualche modo una percentuale di genoma canino abbastanza importante. Il che, voglio dire, in assoluto, se fosse limitato, non sarebbe una tragedia. Il grosso guaio è che questo sta diventando, in alcune zone, se non prevalente, realmente molto importante. Ho capito. Ti ringrazio Grazie. moltissimo. Prego, grazie a te. C'è spazio ancora per una domanda? Si Io avevo una domanda per sono brevi anche due. Sì? All'inizio del 2000 ero in un gruppo di ricerca che si chiama Ices in the Universe, ghiacci nell'universo. Poi ho perso contatto e non volevo sapere se Rofi sa se c'è contatto fra, diciamo, gli studiosi dell'esobiologia e questo gruppo degli Ices in the Universe. Ok, grazie professor Prodi. Chi è che risponde? Onofre, Sì, senza dubbio il tema del ghiaccio nell'universo è uno dei temi importanti per lo studio dell'astrobiologia. Noi sappiamo, per esempio, recentemente è stato trovato che al di sotto del polo sud lunare c'è del ghiaccio probabilmente derivante dall'impatto di una cometa. Quindi ghiaccio nell'universo ce n'è sparso un po' dappertutto e mi ricordo la presentazione di un collega della NASA che aveva fatto il calcolo della quantità di acqua che noi possiamo trovare nel nostro sistema solare e nell'universo, soprattutto sotto forma di ghiaccio, ovviamente, ed è una cosa straordinaria. Non so se questo gruppo Ice in the Universe è ancora attivo, questo mi posso informare. Era ghiaccio al plurale, era interessante perché non c'era solo il ghiaccio d'acqua, insomma. Ah, sì, certamente ISIS, quindi anche il ghiaccio, per esempio, di anidride carbonica che sappiamo essere presente anche su Marte. Grazie. Comunque sì, è una tematica di straordinaria rilevanza e di straordinaria importanza, perché per quanto ne sappiamo, la vita che noi conosciamo, cioè la vita di tipo terrestre, non può prescindere dalla presenza di acqua. E quindi andare a cercare acqua e vita può essere un sistema di andare a cercare qualche traccia di vita anche al di là della Terra. Ovviamente ci sono anche altre ipotesi, perché si ipotizzano anche tipi di vita possibile, anche non basata sul carbonio, anche non basata sull'acqua come solvente, però sono tutte ipotesi che ci rendono, secondo me, anche più difficile andare a cercare qualche traccia di vita. Mentre la vita basata sull'acqua la conosciamo abbastanza bene perché è quella nostra, e quindi il binomio acqua-vita per me è quello più fruttuoso che possiamo avere per andare a cercare vita al di là della Terra. Grazie al professor Prodi e Onofri. C'è ancora un'ultima domanda possibile o intervento? Non c'è? Bene, allora.
le conclusioni. Io all'inizio avevo detto che mi avrebbe fatto piacere che le conclusioni delle conclusioni le facesse il professor Porceddu, che con altri colleghi aveva organizzato questo incontro, ma mi ha mandato un messaggio per problemi personali. Purtroppo non ha potuto seguire l'incontro e non è nemmeno potuto tornare in tempo per seguire l'ultima parte. Per cui mi accingo io a fare la conclusione delle conclusioni, perché ieri già Giuseppe Scarascia aveva fatto una conclusione, diciamo, della prima sessione. Ora, prima di tutto, diciamo, ringraziare i relatori per le belle relazioni, ma per l'impegno che hanno posto nello svolgere, nel presentare le relazioni, cosa che non sempre si riscontra. Quindi diciamo, un ringraziamento particolare, un apprezzamento particolare al Presidente dell'Accademia delle Scienze e a tutta l'Accademia per aver voluto organizzare questo incontro su un tema di molto rilievo. Siccome abbiamo affrontato la problematica della biodiversità a tutto campo, a 360 gradi, riguardando aspetti più diversi, compresi quelli di comportamentali entro alcune specie animali, sì, forse è mancata la parte diciamo, delle piante, perché anche loro hanno un comportamento, una loro psicologia, sembrerebbe, o sembra, o così è, stando al collega di Firenze. Possiamo, diciamo, concludere su due aspetti fondamentali. Uno è quello del rilievo che nell'incontro ha preso l'attenzione sui microorganismi. E i microorganismi, che è cominciata con la relazione della professoressa Bonfante, sulla numerosità, ma anche sulla numerosità di funzioni che svolgono e sul peso che hanno in una serie di processi, a partire appunto da quelli del suolo, che sono che è il settore sul quale lei si è soffermata. E almeno per chi ha una formazione agronomica, come nel mio caso, sappiamo quanto sia importante il ruolo dei microrganismi a livello di terreno per tutta una serie di fattori che non ho bisogno qui di ricordare. Lei si è soffermata molto sulle micorrize che hanno un interesse particolare per quanto riguarda gli alberi di interesse forestale, per tutti, ma in particolare per quelli in questa fase di transizione climatica, per cui alcuni tipi di alberi stanno soffrendo, o sembra che stiano soffrendo in modo particolare. E ci soffermeremo subito dopo, sia pure brevemente, su questo aspetto. Poi, sempre i microrganismi, abbiamo visto il loro grande interesse per tutti quelli che sono i processi diciamo, di trasformazione o di preparazione dei prodotti a fini alimentari, e sui quali si è soffermato Guzzini. Ancora abbiamo i microrganismi sui quali ha parlato proprio Onofri, che, diciamo, ha aperto uno sguardo molto più ampio di quello che, tra virgolette, l'interesse di tipo utilitaristico immediato, ma che fa vedere quelle che sono le, diciamo, le possibilità di domani. Per quanto riguarda possibilità diciamo, di vivere anche fuori dalla Terra, ma siccome questo si proietta a tempi così lunghi, non mi soffermo, non ho gli elementi per soffermarmi. Mentre tutto quello che è presentato è di estremo interesse anche per comprendere ancora di più quello che è il valore dei microrganismi in funzione dei loro comportamenti e delle possibili utilizzazioni. Sia ieri che oggi è stato fatto degli accenni che possono intervenire a risolvere alcuni dei problemi che la stessa organizzazione tecnologica e sociale attuale dell'uomo ha messo in essere per poter, per esempio, degradare alcuni prodotti che sono diciamo, una delle realtà negative dell'organizzazione sociale del momento. Poi, diciamo, un'altra fascia di attenzione relativa a quella della biodiversità per quanto riguarda le specie vegetali e animali
che vanno viste sotto il profilo dell'interesse della, diciamo, delle esigenze umane, soprattutto riferite al carburante dell'uomo, quindi agli alimenti, ma non soltanto, perché diciamo, se noi facciamo riferimento al vegetale non soltanto per la produzione, all'allevamento, ma anche a quello della realtà forestale, anche quella può essere viene utilizzata per il legno, ma anche soltanto diciamo come distese di fruizione per il benessere umano, basta fare riferimento all'aspetto cromatico, alla funzione che ha il verde sulla psiche dell'uomo, vediamo il grande interesse poi di nuovo ancora economico per quanto riguarda le possibilità turistiche, di loisir, eccetera. In particolare per l'aspetto vegetale, per l'aspetto animale delle specie allevate, sia dell'una che dell'altro regno, la constatazione è che vi è una riduzione di biodiversità, ma esistono gli strumenti, c'è fiducia che le conoscenze scientifiche e le tecnologie messe in atto possono consentire di amministrare la diversità che entro queste specie che sono utilizzate, per cui sembrerebbe che i timori in prospettiva dei cambiamenti climatici a livello mondiale possano, diciamo, essere in qualche misura mitigati, perché le coltivazioni si possono spostare sul globo e quindi renderle disponibili comunque per le nuove modificazioni che avvengono della realtà sia di temperatura che pluviometrica. Questo ovviamente può comportare una serie di problemi economici per alcune aree che non potranno più continuare con gli stessi sistemi produttivi e dovranno, diciamo, trovare nuove soluzioni. Ci sono ancora delle riserve della parte wild, sia nell'uno che nell'altro regno, che vanno tenute in attenzione. Poi l'aspetto, diciamo, degli alberi di interesse forestale. Lì, almeno per mia percezione, i problemi sono un po' più particolari, nel senso che forse anche in relazione a quello che diciamo l'intervallo generazionale per gli alberi da foresta, che va al di là delle specie coltivate, sia vegetali, e molto al di là delle specie animali, perché forse diciamo l'intervallo di generazione tra le specie animali più lungo è quello di 5 o 6 anni, se andiamo alla specie 7 anni, se andiamo alla specie bufala, allevati in natura sono circa 11-12 anni, o forse il cavallo che arriva a 11-12-13 anni, lì abbiamo dei tempi per le foreste, tempi molto lunghi, per i quali la variabilità genetica disponibile, che almeno a mia percezione non è ancora molto sviluppato, quantomeno non è molto approfondita per obiettivi difficoltà che ci sono nella determinazione delle distanze genetiche tra alcuni tipi di piante, ma su questo se ritiene, se sta seguendo Giuseppe Scaraccia potrà essere più preciso di me e dare degli input più precisi di me, è più difficile poter fronteggiare alcuni problemi che si stanno manifestando, in particolare uno che, diciamo, che circostanze di conoscenza, che sono per esempio quello sul pino, per cui sembrerebbe che le modificazioni di tipo climatico e l'invasione di alcuni insetti stanno creando dei problemi molto molto gravi, e vuoi perché non esistono elementi di conoscenza, ma pare oggettivi, di diversità genetica, voi per i tempi di sostituzione di questi alberi in alcuni ambienti è più difficile poter guardare con fiducia in prospettiva. Ci sono dei paralleli, perché sono stati presentate ieri interessanti distribuzioni diciamo di
di popolamento, soprattutto di pini e anche di abete, che fanno ben comprendere come le realtà ambientali delimitate comunque non siano un ostacolo per uno scambio tra popolamenti in zone abbastanza contigue. È stato fatto un riferimento alla velocità di diffusione, per esempio, di alcune specie, se ben registrato ieri, di 100 metri per anno, a fronte dei quali, per esempio, possiamo pensare il chilometro ad anno che indicava Cavalli Sforza per quanto riguarda la domesticazione e quindi la diffusione, sia per quanto riguarda prodotti diciamo vegetali tipo i cereali e in particolare per quanto riguarda le specie animali che gli uomini portavano nelle loro distribuzioni. Mi sembrerebbe quindi che sono stati raccolti elementi di molto interesse sia applicativo e sia molto di conoscitivo, di carattere prettamente scientifico. Una proposta che qualcosa a cui sto pensando, che è riferita al presidente dell'Accademia, che non so se ancora è presente. E, Mottana è presente? Annibale, ci sei? Non lo vedo. È quella che, siccome appunto il presidente Mottana aveva fatto riferimento alla poca attenzione della politica alla biodiversità e all'importanza della biodiversità, se l'Accademia non pensa di rappresentare al momento politico nazionale l'importanza e l'attenzione maggiore che debba essere posta e quindi aprire un eventuale dialogo all'Accademia a supporto, se ritenuto necessario, da parte del Ministero della transizione ecologica. Ringrazio di nuovo tutti i relatori e tutti gli intervenuti e a questo punto non ci resta che ritornare alle nostre normali attività. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci.